Un cordiale saluto a tutti gli intervenuti in presenza e a quelli che ci seguono da remoto grazie al canale Web TV dell'Ateneo che ringraziamo. Benvenuti a questo seminario sullo stato dell'arte e gli interventi per la prevenzione, l'introduzione e della diffusione di Wang Longbing in Italia. È un argomento, come è evidente, di grande interesse e molto scottante, di scottante attualità, per il quale il Dipartimento è impegnato con diverse azioni che fanno riferimento sia ad attività di ricerca sia ad attività di divulgazione, quale appunto il seminario che è stato organizzato in data odierna. Il programma è molto denso di interventi e prevede all'inizio una breve sessione con degli indirizzi di saluto che vado a iniziare. Cedo quindi la parola al nostro direttore, il professor Agatino Russo, che ringraziamo per aver organizzato l'iniziativa. Buongiorno, grazie a tutti, grazie Stefano. Sono particolarmente lieto, innanzitutto è uno dei primi eventi in presenza. L'altra cosa è che si parla di agrumi, di problematica di difesa fitosanitaria degli agrumi. Che ringraziamo per la vicinanza e per il supporto, e porta anche i saluti del Presidente della Federazione Regionale dell'Ordine, il dottore Lonigro, che oggi è impossibilitato ad essere presente. Enrico, grazie, ti cedo il microfono anche se non funziona. No, ha ripreso a funzionare. Buongiorno a tutti, grazie professor Lamalfa. Ovviamente abbiamo subito accettato l'invito della professoressa Gentile, che mi ha sollecitato anche di far accendere l'interesse alla categoria. Quindi, oltre alla nostra presenza e al supporto della federazione, a proposito vi porgo i saluti del Presidente, perché il ritorno alla normalità ci ha investito praticamente con tutta una serie di eventi che è continuo. Infatti, come diceva il direttore, ormai io sono sempre alla sua destra. E allora abbiamo deciso come ordine di dedicare una zona del nostro sito proprio per l'ulteriore approfondimento di tutte queste tematiche che riteniamo interessanti. Quindi vi prego, tra l'altro, tutto il materiale possibile poi di fornircelo, perché chiaramente chi per vari motivi non potrà seguire l'evento o vorrà approfondire i contenuti potrà trovare all'interno della nostra piattaforma tutto il materiale, ma non solo di questo evento, ma anche di eventi di altro tipo. E quindi vi ringrazio, buon lavoro, e noi siamo a completa disposizione, grazie. Grazie dottore Catania, colgo l'occasione anche per salutare i numerosi colleghi, past colleghi presenti, nonché i colleghi del CREA che vedo numerosi, e a proposito del CREA, l'evento è coorganizzato appunto con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e in particolare con il Centro olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura. Cedo la parola quindi per un indirizzo di saluto alla responsabile del centro di Acireale, la dottoressa Silvia Di Silvestro. Grazie. Vi porto i saluti del direttore Enzo Perri, direttore che si trova presso la sede amministrativa di Rende. Colgo l'occasione oggi per dire solo una cosa. Giorni fa ci trovavamo a Palagonia per un seminario sui porti innesti e qualche imprenditore agricolo ha detto: ci avevate detto per la tristezza che sarebbe arrivata prima o poi. Ecco, io spero vivamente che questo non succeda anche per il gleaning, quindi non ci facciamo trovare impreparati e noi del CREA siamo a disposizione per tutto quello che possiamo fare per evitare che questa grave emergenza fitosanitaria ci raggiunga e faccia il danno che sta facendo in altre parti del mondo. Grazie a tutti, e buon lavoro e buon ascolto.
Grazie dottoressa Di Silvestro. L'evento è coorganizzato con il distretto Agrumi di Sicilia. Questo è un fatto molto importante, perché già il presidente dell'ordine Enrico Catania lo sottolineava, l'importanza anche di favorire la più ampia diffusione delle conoscenze rispetto a un tema rispetto al quale, per esempio, molti di noi, o molti di voi, perché io in realtà in Cina ho avuto modo di vederli, non conosciamo i sintomi o non conoscete i sintomi. Quindi è importante favorire la più ampia conoscenza dell'argomento, e quindi abbiamo pensato di coorganizzare l'evento con il distretto Agrumi di Sicilia, che da molti anni, grazie all'attività dell'attuale presidente, la dottoressa Argentati, sta facendo da collante rispetto ai diversi settori produttivi nei quali si configura il settore agrumicolo in Sicilia. Quindi cedo la parola per un indirizzo di saluto alla dottoressa Argentati, reduce anche lei dal Macfrut, oltre che da Berlino, e dal Cibus, quindi bentornata in sede, a te la parola Federica. Grazie. Funziona? Sì, funziona. Sì? Sì. Ecco, adesso sì. Grazie, è un piacere essere qua. Il distretto produttivo Agrumi di Sicilia in realtà collabora con il mondo della ricerca scientifica già da tanto, in quanto assolutamente riteniamo importante connettere il mondo della ricerca con il mondo imprenditoriale. Numerosi sono i progetti con il CREA, ma anche con l'università, con vari dipartimenti. Durante l'ultimo rinnovo del consiglio d'amministrazione è arrivata una novità importante. Abbiamo chiesto e ottenuto che la dottoressa Alessandra Gentile facesse parte del nostro consiglio d'amministrazione. E perché? Proprio per questo, per provare a fare uno scambio di vedute, uno scambio di competenze, uno scambio di esperienze tra il mondo della ricerca scientifica e il mondo invece produttivo. Un mondo molto complicato, molto complesso, molto ampio, anche di grande valore, che intorno a questa problematica dovrebbe fare quadrato. Qua non ci sono scuse, qua non si tratta di transazioni commerciali, competizioni, invisibilità. Questo è un problema davvero grave, che speriamo non si materializzi, ma dove certamente il mondo della ricerca scientifica con il mondo delle imprese deve assolutamente collaborare. E quello che mi dispiace è vedere in questo momento, speriamo che arrivino più in là, pochi imprenditori, come se questo fosse un problema di tipo accademico. Uno studio così, tanto per fare qualche pubblicazione, quando invece si tratta di un problema davvero grave. Per cui io sono del parere che oggi è una giornata molto importante, perché ed è il compito delle imprese, di tutti coloro che rappresentano gli imprenditori, dai tecnici sino a varie rappresentanze. Abbiamo, secondo il mio punto di vista, il dovere di ascoltare tutte queste relazioni, cercare di capire e poi trasferire e parlare anche col mondo delle imprese, per provare ad interpretare nel miglior modo possibile le strade per andare avanti. È chiaro che poi bisogna agire anche a livello politico. Perché come, per fare un esempio, è come quando è scoppiato il Covid, che venne fuori che non avevamo un piano di pandemia. Incredibile, non avevamo un piano di pandemia, ma in realtà nessuno già ci aveva pensato. Allora, come territorio agrumetato italiano, come Italia, dobbiamo come Sicilia dobbiamo interloquire con Roma, e Roma deve interloquire con gli altri paesi agrumetati per fare quadrato su un problema di questo genere e provare a trovare, se non una soluzione, un eventuale contenimento. Quindi da parte del distretto massima disponibilità. Probabilmente sarà il caso anche di ripetere un incontro in cui invece la ricerca scientifica
ha la pazienza di ascoltare gli imprenditori, e quindi magari io sono del parere che bisognerebbe organizzare più in là un altro incontro in cui ci sono gli imprenditori che parlano al mondo della ricerca scientifica. Chiedo a tutti la massima collaborazione e ai ragazzi la voglia di crescere facendo rete. Grazie. Grazie. Nel frattempo ho intercettato una richiesta del direttore, la dottoressa Argentati, anzi una disponibilità dichiarata del direttore a ospitare questi incontri presso il Dipartimento, quindi ringraziamo il direttore anche per questo. Ovviamente il Dipartimento è molto interessato in questa attività che possiamo definire di terza missione e quindi di supporto al settore produttivo. A conclusione di questa prima parte dell'incontro mi corre l'obbligo di ringraziare anche i rappresentanti, il dottore Conti e il dottore Vecchio, che poi avranno modo di intervenire, del Servizio Fitosanitario Regionale, che ovviamente sono parte in causa del ragionamento che andiamo a sviluppare oggi. E per ultimo, ma non in ultimo, mi piace citare, anche se citerò solo gli acronimi, dei due progetti grazie ai quali viene organizzato questo incontro, perché fanno parte, diciamo, questa iniziativa fa parte delle attività progettuali. Sono due progetti finanziati dall'Unione Europea, uno è il progetto Pre-HLB e l'altro è il progetto Life Vida for Citrus. I responsabili locali dei progetti interverranno nel corso della mattinata e ci daranno quindi ulteriori dettagli. A questo punto io ringrazio i rappresentanti, diciamo, istituzionali che hanno portato il loro indirizzo di saluto, e inviterei invece al tavolo le persone che a poco si alterneranno con i loro interventi. Non so se preferite rimanere al vostro posto o se avete piacere vi accomodate qui. Siccome non abbiamo predisposto una stampa di una locandina, io citerei gli interventi che si susseguiranno. Ci sarà una brevissima presentazione da parte mia, dopodiché interverrà la professoressa Vittoria Catala di questo dipartimento, che farà una panoramica sulla malattia, appunto, oggetto del seminario. A seguire interverrà il professore Massimino Cocuzza, che parlerà degli insetti vettori di Wang Lobing, le possibilità di ambientamento in Italia e il riconoscimento per una precoce individuazione. A seguire ancora avremo un collegamento in videoconferenza del dottor Alejandro Tena dell'IVIA di Valencia, che interverrà su Classical Biological Control of Triosa Eritrea, Vector of HLB in Spain. Seguirà l'intervento della professoressa Alessandra Gentile, che illustrerà appunto il progetto di ricerca europeo H2020 per la prevenzione e la diffusione di HLB in Europa, che si chiama appunto Pre-HLB, con gli interventi a breve, medio e lungo termine. A seguire ancora la collega dottoressa Concetta Ricciardello sul contributo della ricerca finalizzata allo studio delle fonti di resistenza al greening. Ancora il professor Alberto Continella con il progetto europeo Life Vida for Citrus, strategie sostenibili per la prevenzione e la diffusione di HLB in Unione Europea nel contesto dei cambiamenti climatici. E infine interverrà il dottor Delfo Conti, responsabile del settore vivaistico e servizio fitosanitario regionale, che parlerà del ruolo del servizio fitosanitario per la prevenzione e il controllo della malattia. A questi interventi farà seguito una discussione e poi le conclusioni. Credo di capire che i colleghi preferiscono rimanere al loro posto, forse hanno modo di vedere meglio le presentazioni. A questo punto io brevemente do un'introduzione a quello, una breve introduzione a quello che è il tema che lo testimonia anche la partecipazione, sia in presenza, ringrazio i numerosi studenti presenti, ma tutti gli altri intervenuti e anche coloro che ci seguono da remoto. Quindi il tema è di scottante attualità e di grande interesse, perché ovviamente è di grande interesse la filiera sul quale la problematica del Wang Lobing rischia di impattare, che è la filiera agrumicola, che per quanto riguarda la nostra regione, con oltre 80.000 ettari, continua a rivestire un ruolo di primissimo piano, che va quindi difeso, come in questo caso, e va anche valorizzato. Il tema quindi è legato strettamente alla conoscenza di questa malattia, che alcuni di noi hanno imparato a conoscere col termine di greening. Adesso viene definita come Wang Lobing, che è un termine che deriva
dal cinese, malattia del drago giallo o del ramo giallo, che è presente in diversi paesi extraeuropei e il cui agente patogeno, che è un batterio, viene veicolato da insetti vettori. Segnalo che questi insetti vettori, sin dal 2019, sono stati inseriti nella lista dei 20 organismi di quarantena considerati prioritari dalle autorità competenti, però più recentemente, come accennava anche il direttore nel suo indirizzo di saluto, grave preoccupazione e particolare allarme ha suscitato la conferma del rinvenimento di questi insetti vettori, in particolare in Israele per quanto riguarda la diaforina citri, ma poi i colleghi saranno più precisi, che è ritenuto insetto vettore del ceppo più aggressivo della malattia. E questo fa il paio con la presenza ormai conclamata nella penisola iberica, in un vasto territorio che va dal sud del Portogallo sino ai Paesi Baschi, dell'altro vettore che è la Triosa eritrea. Come accennavo, nell'ambito del nostro dipartimento esistono numerosi gruppi che si occupano di questa problematica in collegamento con quello che è il sistema della ricerca che agisce sul territorio, quindi in primo luogo il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria con il centro che è il CREAOFA e poi con gli altri attori. E quindi da qui, visto anche lo stretto collegamento con i gruppi di ricerca di altri paesi di cui i progetti che ho menzionato, da qui l'idea di offrire agli interessati e ai cosiddetti portatori di interesse un momento di approfondimento e di confronto con una consapevolezza, ovviamente l'abbiamo visto già dall'elenco che vi ho fatto e gli interventi che si seguiranno, che si tratta di un problema molto complesso, a cominciare dal fatto che, a differenza di altre malattie con le quali magari abbiamo avuto a che fare in un passato più o meno recente, non esistono fonti di resistenza che siano facilmente utilizzabili. Questo ovviamente dal nostro punto di vista complica tantissimo le cose, quindi fonti di resistenza non sono utilizzabili o trasferibili e che quindi gli effetti di una malaugurata diffusione della malattia, introduzione della malattia nel nostro paese sarebbero devastanti per la nostra agrumicoltura e di questo penso ne abbiamo tutti contezza. Purtroppo con riferimento all'impatto non abbiamo studi aggiornati o quantomeno non li abbiamo per il nostro paese, sarebbe interessante predisporli ma al momento non sono disponibili. Esiste però, e probabilmente molti tra voi lo conoscono già, uno studio effettuato nel 2019 con riferimento all'agrumicoltura spagnola, lo conoscete probabilmente perché è stato anche veicolato su diversi organi di stampa, che ha rilevato come nel caso di introduzione di Wang Lo Bing in quel contesto territoriale, peraltro con le differenze rispetto al nostro, quindi il nostro è sicuramente più frammentato, porterebbe a una riduzione della produzione di arance, mandarino e limoni in 7-8 anni dall'ingresso della malattia, addirittura sarebbe dimezzato, passando da circa 7 milioni a poco più di 3,5 milioni di tonnellate e dopo appena 15 anni, l'agrumicoltura diventerebbe addirittura residuale, per poi scomparire del tutto. Tutto questo ovviamente comporta anzitutto un impatto economico, è in dubbio il valore economico delle produzioni agrumicole e a lungo andare anche ovviamente un impatto di altra natura, penso alle conseguenze ecologiche, penso alle conseguenze paesaggistiche e quant'altro. Cosa fanno gli altri paesi? Abbiamo alcune ovviamente evidenze di come la malattia si prova a gestire negli altri paesi e anche qui abbiamo delle problematiche importanti perché per esempio i metodi di controllo che sono utilizzati in Brasile che sono sicuramente ad elevato impatto ambientale ma anche elevato costo e inoltre probabilmente quegli approcci, ma qui gli esperti che si seguiranno potranno dire la loro opinione, quegli approcci non si prestano alla nostra tipologia di agrumicoltura, non abbiamo la stessa configurazione produttiva. La nostra, come accennavo, è molto più frammentata. Occorre quindi pensare a soluzioni che mai come in questo caso sono da definire a 360 gradi, perché problemi complessi esigono strategie complesse per essere affrontate e quindi questo presuppone anche una condivisione delle strategie che devono essere a breve, a medio e a lungo termine e soprattutto devono prevedere un progressivo aumento della consapevolezza fra tutti gli attori della filiera, a cominciare dal settore vivaistico, via via per tutta
per tutta la filiera. Quindi strategie che devono contemperare azioni di prevenzione, azioni di controllo ed azioni che potremmo definire per curarsi in salute, cioè pensare in anticipo a come prevenire l'eventuale ulteriore diffusione, evitando gli errori che sono stati fatti anche in un recente passato per altre malattie, attori che, dobbiamo dirlo con fermezza, siamo in un'istituzione scientifica, derivano molto spesso da un approccio antiscientifico che non fa diciamo, il bene della nostra agricoltura. E quindi, per esempio, segnaliamo sin d'ora la mancanza di un piano di contingenza, che ancora oggi manca, drammaticamente manca, per provare a configurare l'eventuale agrumicoltura anche del post. E da questo punto di vista un ruolo importante ce l'ha evidentemente il breeding, il miglioramento genetico. Quindi il seminario di oggi cerca di andare nelle direzioni che brevemente ho cercato di delineare, ed è per questo che emergeranno alcuni aspetti che tendo a riassumere, cioè l'importanza strategica di essere collegati con il network nazionale e internazionale della ricerca. Infatti oggi ci sono previsti anche interventi da parte di un ricercatore dell'IVIA, oltre che dei colleghi del Servizio Fitosanitario Regionale. Quindi io penso che il Dipartimento, da questo punto di vista, così come il CREA, abbia anche questo compito di mantenere stretti i legami con gli altri partner europei ed extraeuropei che si occupano della ricerca in questo settore. L'importanza della formazione degli operatori e l'importanza di aumentare il livello di consapevolezza sui rischi. Tutto questo perché c'è un'esigenza, mai come in questo caso, di sensibilizzare i decisori politici, perché ci sono delle decisioni da prendere e non possiamo correre il solito rischio italico di non decidere mai. Qualcuno qualche responsabilità se la deve pur prendere, perché? Perché i rischi del non decidere, di non assumere responsabilità, li abbiamo pagati troppe volte. Quindi, come vi renderete conto anche dal susseguirsi degli interventi, anche per il mondo della ricerca si tratta di un tema molto sfidante. Un tema molto sfidante perché implica la copresenza di approcci multidisciplinari. Quindi interverranno colleghi arboricoltori, colleghi che si occupano di breeding, colleghi patologi, colleghi entomologi, ed eventualmente dobbiamo essere pronti a coinvolgere altre figure che possono essere utili. Io chiuderei qui questo intervento introduttivo e passerei quindi all'organizzazione dei successivi interventi. Gli interventi prevedono 20 minuti, io darò un segnale qualche minuto prima se doveste correre il rischio di sforare, perché siamo ancora, anzi con qualche minuto di anticipo fortunatamente, però questo ci dà la possibilità alla fine di ciascun intervento di prevedere delle domande e poi provare a fare anche alla fine di tutti gli interventi un minimo di discussione. Quindi chiamo a intervenire per il primo intervento la professoressa Vittoria Catara di questo Dipartimento, grazie Vittoria, che presenterà una relazione dal titolo Wang Longbing, una panoramica sulla malattia che devasta l'agrumicoltura. Ti cedo volentieri la parola. Grazie Stefano. Buongiorno a tutti, ringrazio, ecco, intanto mi devo cercare la presentazione, mentre vi ringrazio, ringrazio gli organizzatori, ce la faccio. Ecco qui. Ringrazio gli organizzatori che mi hanno dato l'opportunità di parlare di questo argomento che mi sta molto a cuore, di cui mi occupo oramai da circa 10 anni. E con una certa anche emozione vi dico che per me è importante parlare di questo argomento, di cui si sono occupati per la prima volta dei professori, maestri della patologia vegetale, che sono stati ordinari in questo Ateneo, come il professore Ciccarrone, che nel 1957 ha proprio pubblicato un articolo tradotto da un articolo cinese che presentava le problematiche. Non si vede del PowerPoint? Sì, sì. No, io non sto andando avanti, ma non c'ho l'immagine. Io la vedo.
Vediamo se è una questione di collegamento di cavi. Ecco. Ok. Vabbè, continuo a divagare nel frattempo. E quindi il professore Ciccarrone e poi il professore Scaramuzzi, appunto, che lo presentò al convegno di agrumicoltura che si tenne a Catania e che ne diede anche un ampio spazio nel libro che pubblicò sulle malattie degli agrumi, appunto. Come ha detto il professore Lamalfa prima, conosciamo questa malattia con diversi nomi, come minimo Greening e Wang Longbing. E se vediamo questa malattia, quando è stata descritta in diversi paesi, in Asia e in Africa, gli è stato dato un nome che faceva riferimento a un sintomo specifico, il ramo giallo in Cina, inverdimento, Greening in Sudafrica, in India la moria, proprio per questo sintomo che osservavano, in Indonesia la degenerazione del floema, nelle Filippine la foglia variegata, e questi nomi non fanno sì che fanno sì che si descriva l'intera sintomatologia della malattia, come vedremo in seguito. Nel 2019 a Riverside in California si è tenuto un convegno che ha visto coinvolto 550 ricercatori proprio per discutere la problematica di questa malattia che ad oggi non tiene cura, come dicono in Spagna. Perché questa malattia ci lascia tanto pensare? Perché è un patosistema abbastanza complesso, che comprende ovviamente l'ospite, gli agrumi, che come ha detto il professore Di Stefano, non hanno al momento, non c'è la disponibilità di una resistenza facilmente utilizzabile, l'ambiente che deriva dal fatto che gli agrumi vengono coltivati ovviamente in monocoltura, sono molto vicini fra di loro e in ogni paese c'è una problematica diversa che deriva dalla modalità di coltivazione, ma dal patogeno. Il patogeno sono dei batteri che vivono nel floema, il floema della pianta, e da qui il loro nome, Liberibacter. Questi batteri vivono nel libro, nel floema. Questi batteri vengono trasmessi da pianta infetta a pianta sana da dei vettori, le psille. Quindi chiaramente questo sistema diventa un sistema molto complesso che adesso andremo, diciamo, a definire meglio. Questa malattia ha degli esiti devastanti per l'agrumicoltura. Interessa più continenti, non esistono specie varietà commerciali resistenti, è un fattore limitante la coltivazione degli agrumi ed ha un elevato impatto economico sia per le perdite dirette che le perdite indirette. E soprattutto negli ultimi 15 anni si è osservato una diffusione sempre maggiore, probabilmente legata anche chiaramente all'aumento degli scambi commerciali, dei viaggi aerei e della globalizzazione in generale. Ho raccolto tante di queste etichette che sono, questa è la campagna argentina che dice stiamo attenti, l'HLB li uccide gli agrumi. Quindi quali sono gli obiettivi della ricerca? È prevenire l'introduzione nei paesi che ne sono esenti e invece l'eradicazione o convivenza alle scelte nelle aree affette. Ho riportato qui alcuni esempi, uno riguarda il Brasile, in cui è noto un sistema di controllo, di gestione della malattia che si chiama a tre punte, three-pronged system, che è basato su degli ampi monitoraggi su queste piattaforme da cui gli operai riescono a individuare le piante infette. Quando individuano le piante infette, le piante vengono estirpate e poi viene fatto un controllo del vettore in maniera con insetticidi in maniera massiccia, e vista l'estensione degli agrumeti in Brasile anche mediante aerei, e la sostituzione del germoplasma esente con le nuove piante prodotte sotto rete, quindi esenti dal batterio e distanziate dal vettore. Ovviamente da questo grafico vediamo
quello che è successo fino al 2013, che era considerato uno dei successi dell'approccio alla gestione dell'HLB, e invece vediamo l'aumento in nero, le piante di l'aumento di piante sintomatico significativo negli ultimi anni e la riduzione del numero di piante estirpate. Nella riduzione del numero di piante estirpate, quando queste sono troppe, ovviamente si ha un aumento dell'inoculo del patogeno che poi viene trasmesso per seme. Diciamo che la diapositiva che a me fa più impressione e ha forte impatto è la situazione della Florida. La Florida era presente il vettore dal 1998, si è diffuso sempre di più, e nel 2004 e il 2005 è stata rilevata la presenza del batterio. Vediamo nella curva arancione come drasticamente è diminuita la produzione, che ha fatto sì che il primo produttore di agrumi negli Stati Uniti sia diventato la California. La California ha una situazione un po' diversa, e mi piace sottolinearla, perché in California il vettore è presente dal 2008 e nel 2012 è stata rilevata il batterio in una psilla in una zona residenziale. Ad oggi hanno estirpato 2500 alberi, che sono tutti elencati uno per uno nel loro sito, in zone urbane e residenziali. Queste zone urbane e residenziali sono un po' più distanti dagli agrumeti commerciali. Differente la situazione in Florida, in cui gli agrumeti e le zone residenziali convivono in una rete, e quindi chiaramente è più facile che il vettore con il batterio raggiungano anche gli agrumeti commerciali. Questa è anche un'altra diapositiva che ci fa vedere, benché metta in riferimento il 2004 con il 2012 e non la situazione attuale in Florida, come sono diminuite le superfici investite, le vendite, le produzioni, a fronte dell'aumento dei costi indiretti di gestione, spese e gestione di malattia, che hanno portato anche a un aumento incredibile dei prezzi di arancia. Wang Longbing, l'abbiamo detto, dal 95 veniva chiamata greening a causa della colorazione verdi dei frutti, in cui si osserva un'inversione di colorazione del frutto tra l'estremità stilare e il peduncolo, è una colorazione invertita rispetto a quella che è la maturazione degli agrumi, e questa rimane, fra l'altro persiste questa colorazione verde. Ma all'International Organization of Citrus Virologists hanno deciso di dedicare agli studi che sono stati fatti in Cina, principalmente dal professore Kong Li, il nome della malattia, quindi malattia del ramo giallo, e con una traduzione anche di malattia del dragone giallo. Queste sono le foto del professore Lin, che già riporta tutti i sintomi che sono stati osservati, che descriviamo noi normalmente di questa malattia, che già erano riportati da altri ricercatori cinesi all'inizio del 1900. Lui circa nel 1950 si accorse che queste piante avevano una riduzione dell'apparato radicale, e che si pensava fosse dovuto a un ristagno idrico, e quindi il suo primo esperimento era dimostrare che le piante riuscivano a riprendere, a vegetare, se si eliminava la problematica del ristagno idrico, mentre quelle affette da questa malattia invece andavano a morte. Ha dimostrato la trasmissione per innesto, e anche in parte ha avviato gli studi per la trasmissione tramite vettore. Ed è proprio questo lavoro che è stato introdotto al mondo occidentale dal professore Ciccarrone. La malattia del ramo giallo corrisponde a questo sintomo di rami gialli sparsi nella chioma, che più chiari rispetto alla chioma verde. Ogni ramo corrisponde alla trasmissione da parte del vettore, quindi la presenza di più rami gialli, più eventi di trasmissione di successo. Questa colorazione gialla è dovuta a una variegatura
nelle foglie, che viene chiamata blotchy mottle, che è una variegatura in cui diverse sfumature di colore verde e varie gradazioni di clorosi si fondono fra di loro senza una demarcazione netta. Quello che si cita nei manuali, che rispetto ad altre clorosi è sempre asimmetrica e quindi viene considerato un sintomo da attenzionare. E qui vediamo foto che vengono da diversi paesi e che appunto hanno una simile sintomatologia. Tuttavia la malattia può dare luogo ad altri sintomi che derivano chiaramente dalle difficoltà diciamo che tutta la pianta manifesta dalla colonizzazione da parte del batterio, e quindi abbiamo una clorosi della nervatura centrale che manifesta i disturbi radicali e che vediamo di solito associata anche a altre malattie radicali degli agrumi, come da Phytophthora, come da Fusarium. Clorosi che sono molto simili a quelle delle carenze nutrizionali, carenza di zinco, carenza di manganese, carenza di boro, che porta all'ispessimento delle nervature della foglia. E poi il greening. Abbiamo parlato già della colorazione invertita, questa colorazione che vediamo in questo mandarino, in Cina la chiamano red nose, il naso rosso, come il naso dei clown. E poi anche la simmetria dei frutti, che sono anche più piccoli. Poi si osserva anche l'aborto dei semi. I semi riescono a essere colonizzati dal batterio. Gli studi sulla trasmissione sul seme sono sempre molto controversi. Il batterio riesce a colonizzare, prima si pensava solo i tegumenti, ma ora è stato visto anche negli strati più interni. Diciamo che nel dubbio è meglio stare cauti. E poi quella cosa importante è la qualità del succo, perché dei frutti danneggiati esternamente potrebbero essere utilizzati per esempio dall'industria per la produzione dei succhi. Tuttavia questi succhi, oltre a una minore dimensione, hanno una maggiore acidità e minore solidi solubili totali e anche un gusto amaro. Praticamente hanno visto che frutti con affetti da HLB, per essere utilizzati nel succo, devono essere diluiti, rappresentare il 25% del succo totale, per annullare appunto questo gusto sgradevole. Mi piace sottolineare in questa foto, in questo lavoro, dove mettono a confronto, a sinistra abbiamo i frutti sani e a destra i frutti di piante affette da HLB, come la qualità che noi vediamo a sinistra già di partenza non è una qualità a cui noi siamo abituati. E quindi invece vediamo a destra appunto i frutti infetti. Come abbiamo detto, le piante diventano, pian piano deperiscono e disseccano, e quello che viene osservato è una perdita di funzionalità e anche riduzione nella quantità delle radici fibrose. Questa malattia, come aveva osservato giustamente Lin, è una malattia che colpisce le radici, radici che funzionano male, sono radici chiaramente che poi destabilizzano anche la parte di assorbimento della pianta, l'aspetto nutrizionale della pianta stessa. Una piccola parentesi su sui batteri. I batteri abbiamo detto che sono associati al floema delle piante e vengono chiamati liberibacter, ma noi nel nome della specie troviamo Candidatus liberibacter, nel nome del genere. Liberibacter è il genere, Candidatus è un nome che viene associato al nome scientifico quando il patogeno non si può isolare, non si possono assolvere una serie di regole per la tassonomia, e sono identificati sulla base di alcune sequenze geniche, e quindi sono candidati ad appartenere al genere Liberibacter. Non possono essere dimostrati postulati di Koch perché non si possono isolare dal floema, e questo rende anche il patosistema così complesso, degli organismi cellulari che non si possono isolare. Le tecniche di diagnosi sono basate sul rilevamento del DNA.
Tre sono i batteri associati all'HLB, Candidatus liberibacter asiaticus, africanus americanus, chiamato così dal primo continente dove sono stati isolati, solo per citare, perché studiare questo patogeno è difficile. Il cerchio grande rappresenta il genoma di un batterio che vive sulle foglie e causa malattie su pomodoro, pseudomonas syringaepato artomato, e questo è il genoma del liberibacter asiaticus, molto piccolo, ha perso tutti quei geni che non gli servono per vivere all'esterno. I vettori sono due, di cui ci parlerà il professore Massimino Cucuzza, Trioza eritrea, che trasmette liberibacter africanus in Africa, e anche il liberibacter asiaticus in Etiopia e in Kenya, e Diaforina citri, che trasmette l'asiaticus in Asia, sud-est asiatico e Sud America, e l'americanus in Brasile. Questa è la mappa di distribuzione. Noi vediamo la presenza dei asiaticus in giallo, africanus in azzurro e combinazioni in rosso di americanus e asiaticus e in verde di africanus e asiaticus. Come possiamo vedere, sono ben distribuite. Le aree in rosa sono quelle dove è presente almeno uno dei due vettori. Queste targhette rappresentano alcune segnalazioni che, come vediamo, sono sempre più frequenti. Manca in Kenya, dove già era presente l'africanus, nel 2020 è stato segnalato anche il liberibacter asiaticus, quindi è una situazione che si evolve molto. Per quanto riguarda il ciclo della malattia, la psilla acquisisce il batterio mediante alimentazione in una pianta infetta. Dopo un periodo di incubazione nell'insetto che colonizza attivamente, è stata dimostrata anche la possibilità che si muove all'interno dell'insetto a mezzo di flagelli, il batterio è trasmesso a una pianta sana durante l'alimentazione e poi il batterio si diffonde sistematicamente nell'ospite. Dopo un periodo di incubazione, che rende questa malattia ancora più difficile da seguire, che può essere di mesi in piante più piccole, tra 1 e 2 anni, ma sono stati segnalati casi di comparsa dei sintomi dopo 6 anni, appunto si manifestano i sintomi della malattia. Cosa succede? Una volta che il batterio è immesso nel fluema dal vettore, viene principalmente trasportato passivamente in altre parti delle piante, dalle sorgenti ai serbatoi, quindi e alle zone, quindi non solo di immagazzinamento, ma alle zone metabolicamente attive. Quindi arriverà per prima alle radici, come è stato dimostrato anche in un lavoro del 2022 pubblicato su Phytopathology, ma anche le zone a forte attività metabolica e quindi chiaramente nella fioritura e nella formazione dei frutti. Nella vegetazione infetta cosa succede? Le placche cribrose, i pori delle placche cribrose, che quindi consentono il passaggio della linfa elaborata, si ricoprono di placche fatte di callosi e vengono ostruite. In questo modo viene impedita il passaggio proprio della linfa e anche di questa proteina fluematica P. Questo è stato visto negli studi ormai avanzati, basati su genomica e trascrittomica, che sono basati su una reazione della pianta. Cioè la pianta reagisce formando all'iniezione da parte del batterio di sostanze effettrici, che quindi hanno un effetto, che scatenano una cascata di risposte metaboliche che porta alla morte del fluema. E ricordiamo, nelle Filippine, necrosi del fluema. Il batterio ha anche un'altra peculiarità. Noi lo andiamo a cercare nelle foglie, nei rami, quindi nell'immagine di sopra vediamo che a volte si trova nelle foglie sintomatiche, a volte nei rami dove sono presenti foglie sintomatiche, a volte si può rinvenire sempre con metodi molecolari e a volte non si riesce a rilevare. Ultimamente alcuni studi hanno dimostrato che è molto più semplice e molto più uniformemente distribuito nelle radici, che in futuro potrebbe rappresentare un nuovo tipologia di campione. La morte
è la disgregazione delle radici, è fortemente associato a un cambio dei microrganismi che sono presenti nel terreno, nelle piante infette. Ovviamente questa è una foto molto colorata che non sto a descrivere, ma è stato studiato quello che succede all'inizio dell'infezione e alla fine dell'infezione in quelle piante che poi vanno a morire, dove a un inizio di infezione reagiscono i microrganismi presenti nel terreno accumulandosi quelli che potrebbero avere un'attività di difesa, mentre nelle fasi successive si vanno a accumulare microrganismi dannosi perché sono patogeni e poi nelle fasi finali funghi che degradano il legno. Quindi le malattie in patologia vegetale sempre di più vengono viste come fenomeni di disbiosi che conducono proprio a dei veri e propri patobiomi. Questa è una diapositiva riassuntiva che dà modo anche ai colleghi dopo di parlare nelle loro relazioni e quindi interventi sulla pianta, interventi sulla psilla, interventi sul batterio. Evidenzio solamente che gli interventi sul batterio sono mirati a diminuire il titolo, la quantità di batteri nel floema che si è visto interagire positivamente chiaramente sullo sviluppo della malattia. Altri parleranno delle piante e degli insetti. Voglio rimarcare solo le misure di quarantena di cui parlerà il dottore Conti del servizio fitosanitario e vi ricordo che questo è lo scenario. Se il vettore è presente noi non vediamo nessuna malattia, ma il professore Cocuzza ci dimostrerà che possiamo cercare l'insetto. Però se il vettore non è presente e per caso ci fosse qualche pianta infetta perché deriva da un'introduzione del batterio attraverso il materiale di propagazione, noi non ci accorgeremmo mai di questa pianta infetta, ma nel momento in cui si introduce il vettore, ed è quello che poi è stato visto in Florida, in California ed altri stati degli Stati Uniti, si ha una veloce diffusione e prima che il floema venga colonizzato e le piante vengano identificate passa molto tempo e quindi la situazione diventa più grave. Individuazione dei fattori a rischio è molto importante le tecniche di diagnosi specifica, sensibile, rapida. Il nostro laboratorio, il laboratorio del Dipartimento, esegue le analisi molecolari per il batterio, ma se dovessimo avere dei problemi oppure se volessimo estendere il controllo del germoplasma a un livello veramente significativo, abbiamo bisogno di laboratori molto più grandi e anche di aree attrezzate da quarantena, come laboratori e serre da quarantena, per effettuare le prove sul nostro germoplasma. Voglio ringraziare il professore Zinyu Deng, nostro collega e amico caro, perché mi ha accompagnato in Cina, sul campo, di giorno campionavamo, di sera preparavamo il materiale ed è stata un'esperienza molto importante e anche di questo abbiamo bisogno. Sensibilizzazione dei portatori di interesse, come in questo incontro, e sul sito dell'Associazione Italiana per la protezione delle piante c'è un video molto lungo su questo argomento, molto più lungo per chi fosse interessato, però è un'attività che credo molto importante in cui mi sono applicata sia per il Wang Longbing sia per il cancro batterico con il CREA la dottoressa Paola Caruso e da poco ci hanno, ieri, accettato un lavoro proprio sulla valutazione di germoplasma di piante di rutacee ornamentali per il cancro batterico. Save Our Citrus, penso che anche noi dobbiamo creare un logo per andare avanti. Scusate, un finale romantico. Abbiamo ringraziato tutti gli ordinari di patologia vegetale, ormai 30 anni che lavoro in questo campo e quindi mi sento di poter ringraziare nel campo della virologia e dello studio anche dei liberi batter, il professore Catara, mio padre, che vorrei appunto ringraziare per gli studi e per la passione che mi ha trasmesso. Grazie. Grazie. Grazie professoressa Catara, abbiamo impiegato
qualche minuto in più, quindi non c'è tempo per una domanda, ma sono certo che molte delle cose saranno oggetto di discussione alla fine della sessione. Cominciare, sottolineo il fatto che giustamente messo in luce l'assoluta a specificità dei sintomi, quantomeno sulle foglie, che può rappresentare un problema, e emergono anche delle differenze di approccio tra i diversi paesi che al momento sono affetti dalla malattia, che sicuramente saranno oggetto di riflessione. Chiamo a fare il suo intervento il professore Massimino Cocuzza, che ci relazionerà sugli insetti vettori di Wang Lobing, possibilità di ambientamento in Italia e riconoscimento per una precoce individuazione. In questo caso fortunatamente gli insetti vettori dovrebbero essere, ma questo ce lo confermerai Giuseppe, abbastanza facili da identificare, e quindi è importante anche riflettere su questo. Grazie, a te la parola. Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori per l'occasione che mi hanno dato di parlare degli aspetti entomologici legati a questa malattia. Io parto nella preparazione di questa presentazione, mi sono fatto alcune domande. Quali sono le domande che mi farei se dovessi pensare da quasi profano a questo problema? Intanto mi vorrei una prima domanda: siamo davvero accerchiati? Quali sono le possibilità che possa arrivare? Come posso fare per riconoscere gli insetti? E tutta una serie di domande a cui cercheremo di dare una risposta. Siamo accerchiati, sì, effettivamente siamo accerchiati, perché è un insetto che negli ultimissimi anni si è diffuso partendo dalle zone dell'Est Africa, si è diffuso un po' in tutto le zone sia dell'Africa centrale, cioè le zone subito prima del Sahara, ma si sta spingendo piuttosto rapidamente anche verso le zone nell'ovest dell'Africa, e piano piano sta risalendo ed è probabile che possa arrivare. E questo è un trend che riguarda tutti e due i vettori. La Diaphorina citri era, diciamo, originaria della zona asiatica e si è diffusa negli ultimi anni anche in Africa. Con grande sorpresa è stato trovato in popolazioni frammiste a quelle di Triozia eritrea, e poi è stato recentemente ritrovato anche in Nigeria, Camerun e zone limitrofe. Ma i due rinvenimenti che hanno destato maggior allarme sono quelli che si sono osservati 8 anni fa in Spagna, in due punti diversi, Portogallo e Galizia, e ultimamente la segnalazione ufficiale è stata data a gennaio di quest'anno in Israele per quanto riguarda la Diaphorina citri. Ho fatto un errore nella data del rinvenimento in Israele della Diaphorina citri, è 2022, il rinvenimento ufficiale dell'insetto. Quindi, pensando a quanto ho visto, dobbiamo essere ottimisti. Non tanto, se consideriamo che dal 1970 a oggi sono stati inseriti quasi 20 insetti nuovi per la fauna entomologica italiana. In Spagna sono messi anche peggio, perché hanno degli insetti che ancora da noi non sono neanche arrivati, alcuni di questi particolarmente fastidiosi, e tra questi anche la Triozia eritrea. E se consideriamo il trend che è mondiale, diciamo che la nostra situazione è perfettamente in linea. Se consideriamo che il 37% è stata fatta questa statistica della fauna neointrodotta nelle varie località del mondo, sono insetti nuovi per quella fauna locale. Quindi penso che questi insetti prima o poi arriveranno. Le cause poi sono le più varie, poi magari ne potremo parlare successivamente. Come posso riconoscere questi insetti? Fortunatamente, come diceva il professore Lamalfa, sono degli insetti
piuttosto facili da riconoscere. Se io ho frequenze dei campi di agrumi, se vado a guardare i germogli con una certa frequenza, io immediatamente mi accorgo che c'è qualcosa che non va. Hanno delle caratteristiche uniche, hanno delle caratteristiche che li rendono inconfondibili con qualsiasi altro insetto. Qui ci sono due foto che fanno vedere gli adulti e le uova, nel caso della triozia di Tre a sinistra, e adulti e forme giovanili nel caso della diaforina citri. Quindi si può vedere immediatamente che sono degli insetti facilmente riconoscibili. Quali sono le principali caratteristiche? Si potrebbe parlare per un giorno intero, ma io mi sono soffermato su quelle che sono le principali. Intanto la posizione che assumono quando si alimentano: hanno un'angolazione di 30-35 gradi, c'è stato chi ha calcolato questo tipo di disposizione, ed è assai caratteristica, non si può confondere con nessun altro insetto degli agrumi. Hanno una colorazione verso l'oscuro, però le differenze tra i due insetti sono la triozia di Tre ha le ali trasparenti a differenza della diaforina citri. Sono specie particolarmente prolifiche, ogni femmina durante la sua vita, quindi parliamo di una quindicina di giorni circa, 15-20 giorni, possono deporre fino a 1300 uova, ma mediamente si attestano sulle 800 uova. Sviluppa in condizione di campo 6-8 generazioni l'anno, quindi è un insetto particolarmente prolifico, e la capacità di spostamento è piuttosto limitata. Sono stati fatti degli studi in questo senso. Naturalmente si muove, può volare percorrendo circa 80 metri, quindi è aiutato dal vento. Infatti, in momenti eccezionali può arrivare a compiere 2 km, quindi le ragioni per cui si sposta arrivando a sorpresa in un ambiente rispetto a un altro sono legati eminentemente, esclusivamente all'attività umana, che sposta materiale vegetale e se lo porta appresso. E siccome vive soltanto su rutacee, ma senza distinguere agrumi da altre piante ornamentali sempre appartenenti alla stessa famiglia, e quindi è ovvio, si può capire come è facile che questo insetto vada a essere trasportato, a essere portato in ambienti nuovi, nei quali si ambienta immediatamente. Questa invece è la diaforina citri. Ha la stessa posizione durante l'alimentazione, le ali sono differenti perché sono marroncine con una fascia longitudinale beige, e poi hanno il corpo ricoperto di una cerosità polverulenta che li fa apparire quasi impolverati come insetti. Le uova deposte sono uguali, sviluppa un numero di generazioni analogo a quello della triozia di Tre, e anche in questo caso ha una capacità di movimento piuttosto limitata. Naturalmente, per invadere una zona agrumetata ci starebbe anni, perché ha una capacità, una zona, io ripeto, un comprensorio, perché ha una capacità limitata di movimento. Io stresso questo aspetto perché bisognerà stare particolarmente attenti, ma probabilmente lo farà qualcuno dopo di me, al trasporto di materiale vegetale, perché è l'unico mezzo attraverso il cui questo insetto può arrivare in Italia. Anche in questo caso è un insetto che si è specializzato a vivere solo su agrumi, solo su rutacee, scusate. Queste sono le forme giovanili. Anche in questo caso troviamo delle caratteristiche molto, molto peculiari. La triozia di Tre si riconosce sia perché appare col corpo schiacciato, fisso sulla foglia, la cui attività alimentare provoca la formazione di pseudogalle, di impossamenti. Ora vediamo nella prossima diapositiva più chiaramente ciò che voglio dire. Mentre la diaforina citri ha questa colorazione che va sul giallino verdastro, ma quello che colpisce è la secrezione cerosa biancastra che emette. È una quantità molto molto abbondante e rende assolutamente riconoscibile l'insetto. Entrambi gli insetti hanno 5 stadi neonatali, hanno delle dimensioni variabili a seconda dell'età, ma diciamo che l'ultima età siamo sui 1,38-1,66 mm.
scusate se do queste informazioni magari troppo particolareggiate, ma è per farsi un'idea, insomma, delle dimensioni che può avere l'insetto. Entro il ciclo è assolutamente variabile, da 30 a 55 giorni. Questo cosa significa? È un insetto che ha una vasta capacità, un'ampia capacità di adattamento a situazioni diverse, e questo lo rende ancora più pericoloso. Quindi non ha un range di temperatura ristretto, ma si può adattare a, si possono entrambi adattare alle situazioni più differenti. Ecco come si presenta una foglia attaccata dalla Triozza eritrea. Quindi, se la vediamo dalla parte della pagina inferiore, noi vediamo degli infossamenti, ognuno corrisponde alla presenza di una forma neanidale, mentre se noi la vediamo dalla pagina superiore, se vediamo questi, queste gibbosità assai tipiche, che non si possono confondere con nessun'altra malattia o nessun altro sintomo. Quindi, quando vediamo, dovessimo vedere queste foglie, noi sappiamo che abbiamo, siamo in presenza di questo insetto. L'insetto è arrivato. E queste sono invece foglie di arancio o di limone attaccate dalla, quindi quello di, quelle prime erano i particolari, questo è l'insieme, anche in questo caso, queste sempre foglie attaccate dalla Triozza eritrea. Nell'insieme le foglie appaiono con queste pseudogalle, e in cui è presente anche la fumagine che si forma a seguito dell'emissione di melata delle forme giovanili, mentre il limone presenta una, i germogli di limone presentano una deformazione assai tipica che la diaforina citri. Diaforina citri nelle forme neanidali non, le forme neanidali non causano una deformazione importante dei germogli. Cosa sono? Cioè, quindi non è un sintomo, come abbiamo visto in precedenza, che immediatamente ci fa pensare all'insetto, ma bensì si può facilmente riconoscere appunto per le cerosità copiose che l'insetto emette, e per cui i germogli appaiono, assumono questo aspetto. Questa presenza di cera che chiunque sia pratico di germogli, chiunque frequenta le campagne, immediatamente individua come qualcosa di anomalo. E quindi in questo caso stiamo parlando della diaforina citri. Come possono diffondersi in Italia? Ovviamente dovremmo fare una bella prova, lo prendiamo dalla Spagna, lo portiamo qui, vediamo come si comporta e vediamo cosa possiamo dire, ma in realtà questo non può succedere. E quindi si fanno dei modelli di previsione che, grazie ai algoritmi sempre più precisi, ci consentono di incrociare i dati biologici con quelli climatici, e quindi di prevedere anche quelli geografici. E quindi di prevedere quale potrebbe essere lo sviluppo dell'insetto. Uno, farò vedere tre lavori che sono stati pubblicati negli ultimissimi tempi, tutti del 2022. Il primo riguarda la situazione in Spagna, la previsione che si fa nella penisola iberica. A sinistra vediamo le zone in cui attualmente è presente l'insetto, mentre sottolineate in rosso, mentre in verde sono tutte le principali zone agrumicole della Spagna. A destra invece vediamo vediamo le possibilità di diffusione dell'insetto. In rosa le zone in cui l'insetto può facilmente adattarsi, in grigio in quelle in cui sono potrebbero essere adatte all'ambientamento dell'insetto, ma in realtà vi sono delle condizioni climatiche che le renderebbero difficilmente raggiungibili, mentre in nero quelle dove dovrebbero essere esenti. Il problema di base di questi modelli è uno: si basano su dati biologici degli insetti che scaturiscono soprattutto da lavori di laboratorio. Quindi, come vedremo nelle successive immagini, possono anche essere piuttosto fallaci. Lo stesso lavoro è stato fatto per l'intero mondo, dove in rosso troviamo le zone ad alta
adattabilità per quanto riguarda l'insetto è in molte di queste, in rosso vediamo dove è già presente e dove si potrebbe ulteriormente espandere, e quindi sottolineate in blu le zone in cui è presente in questo momento l'insetto, in verde quelle dove la possibilità di adattamento è moderata, e non adattabili sono quelle in bianco. Come vedete, Francia, Spagna, oltre l'Italia soprattutto, sono, anche se l'immagine è piuttosto piccola, penso che si possa vedere, sono zone in cui facilmente l'insetto potrebbe ambientarsi. L'ultima riguarda invece lo stesso tipo di lavoro, sebbene si usa un algoritmo differente, e riguarda la diaforina citri, dove è presente e dove potrebbe diffondersi, perché e come vedete anche in questo caso l'Italia diciamo che è meno adattabile secondo questo modello, ma la Sicilia invece non so se si evince, è rossa e quindi si può adattare. Ma questi, prima parlavo non sono la Bibbia questi modelli, perché ad esempio ho notato che l'Israele era considerata zona esente in cui non si poteva adattare, il modello non aveva previsto invece che c'è una zona di circa 183.000 acri, non so, 1.000 ettari mi sembra che corrispondono, dove la diaforina citri è stata rinvenuta e che quindi in Israele l'insetto può arrivare. Ecco perché questi modelli di previsione coprono possono essere utili fino a un certo punto. Questi modelli poi fra l'altro si spingono anche oltre. Io ho messo una potenziale diffusione entro il 2030. Questi modelli sono stati studiati fino al 2070, quindi assumendo che lo scenario mondiale dal punto di vista climatico peggiori ulteriormente, e questo aprirebbe ulteriormente la porta alla diffusione degli insetti. Come possono arrivare? Anche in questo caso è piuttosto difficile dirlo. Si possono fare però dei lavori attraverso l'uso, in questo caso, di microsatelliti e di DNA barcode, attraverso i quali si cerca di vedere l'analogia di determinati tratti di DNA con del campione, gli esemplari presenti in altre parti del mondo. Da questo è stato ricostruito, questo lavoro è stato pubblicato su Scientific Reports molto di recente, è stato visto che l'ipotesi più probabile è che questi insetti siano giunti in Spagna dalla zona di Pretoria. Ha fatto questo giro, diciamo che si è preso le valigie, l'insetto ed è arrivato prima a Madeira, da Madeira è arrivato alle Canarie e quindi in Spagna, il tutto in 16 anni, quindi dalla segnalazione alle Canarie fino alla Spagna sono passati 16 anni, perché è stato 8 anni nelle Canarie e poi dal 2015 è presente in Spagna e Portogallo. L'analogia è rafforzata dal fatto che il principale parassitoide è di cui non voglio anticipare nulla perché il collega spagnolo che ci lavora vi farà vedere qualcosa, però il parassitoide che è stato utilizzato sia nelle Canarie sia adesso anche in Spagna proviene proprio da quella stessa area di provenienza della triozza. Come si possono controllare? Si possono controllare, il miglior metodo adesso è quello di stressare la prevenzione. Bisogna prevenire che questi insetti arrivino in Italia. Possiamo essere ottimisti? No. Gli ultimi casi ci dicono che, sebbene per esempio in questo caso l'Aerocanthus spinifers si aspettasse da anni, ora arriva, è arrivato. Lui si è sistemato per ora nella zona di Caltagirone e di Gran Michele, lì sta bello, fin quando il primo che avrà quest'idea porterà qualche piantina infestata, oppure magari
preparerà una cassetta con i rametti per far vedere che il prodotto è fresco e lo manderà al nord Italia, oppure farà qualche cosa. Quindi questa è la situazione. Però è molto importante quello di comunicare, informare, affinché chiunque, dall'imprenditore agricolo al conto terzista, alla massaia, possa capire se per caso c'è qualcosa di sospetto nell'agrumeto oppure nella pianta di casa. Perché è importantissimo anche questo aspetto. Per esempio, nel caso dell'Aerocantus, i primi due ritrovamenti sono avvenuti in piante di agrumi allevate in città. Quindi non è detto che noi i primi sintomi dobbiamo vedere per forza in azienda, in agrumeto. Quindi ecco perché è importantissimo informare in maniera capillare tutte le persone che possono dare possono contribuire al rinvenimento della specie. Perché questo? Perché se si dovesse palesare l'insetto, è ovvio che si potrebbe tentare, tanto più precoce è il rinvenimento, tanto prima si può tentare un'azione di eradicazione. Perché? Perché è ovvio che trattare una piccola area è molto meglio che trattare un'area ampia. L'insetto è piuttosto veloce, quindi dobbiamo fare questa cosa. E invitando gli agricoltori che segnalare l'insetto non significa che lui può chiudere l'attività, perché io che frequento spesso gli agrumeti mi trovo a parlare con persone che poi mi mormorano: dottore, ma non è che poi io ai chiudere l'agrumeto si trovo l'insetto? Signori miei, perché purtroppo c'è questo tipo di mentalità, e quindi è importante dire: se lo vedete, segnalatelo immediatamente, perché potete contribuire alla salvezza di tutti. Purtroppo i tentativi di eradicazione sono stati fatti in Florida o in Spagna, sono falliti. In Israele invece è ancora in corso. Israele ha avuto un comportamento un poco ambiguo, perché la specie, ecco, io mi sono ricordato perché ho scritto 2021, la specie è stata ritrovata in Israele nel luglio 2021, ma è stata data comunicazione ufficiale solamente a gennaio 22. Perché di questo ritardo non è dato saperlo, però nel frattempo l'insetto si è diffuso. Hanno detto che stavano tentando di eradicare l'insetto, ma da gennaio, dal 28 gennaio, ho controllato fino a stamattina, dal 28 gennaio a oggi l'Israele non ha dato alcuna ulteriore comunicazione sullo stato di diffusione dell'insetto. Controllo chimico, sì, ci sono diversi insetticidi, qui c'è un lavoro della collega Molina, spagnola, sì, che testimonia come ci sono diverse molecole particolarmente attive con livelli di abbattimento molto alti. Ma bisogna stare attenti, perché non fare come hanno fatto in Florida, dove là probabilmente spinti dalla disperazione gli agricoltori si sono scatenati a trattare in maniera scriteriata, irrazionale, e ora hanno quasi tutte le molecole che sono utili al controllo degli insetti, che presentano caratteristiche di resistenza, e quindi queste molecole sono quasi inefficaci. Nel frattempo sono scomparsi anche gli agrumi, quindi alla fine piangono con un occhio. Penso che questa fosse l'ultima. Vi ringrazio tutti per l'ascolto. Ho sforato molto? No. Grazie Giuseppe, siamo nei tempi. Ti chiederei nel frattempo di invitare il collega spagnolo. Io ti ringrazio molto per queste informazioni scientifiche e tecniche, ma anche per le riflessioni sugli approcci che hai fatto e che sicuramente sono di interesse per i tecnici presenti, per i futuri tecnici che sono gli studenti oggi presenti, che sicuramente... Allora, abbiamo credo un problema con il collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Era stato preparato prima, ma come...
collegamento con un collega spagnolo che si è occupato di lotta biologica su questo insetto, è collegato, quindi cerchiamo di ripristinarlo. Ci siamo. Ok, Giuseppe, se ciao, puoi introdurre Aleandro, ti ringraziamo intanto per la tua disponibilità, spero che ci senti, puoi condividere lo schermo, era saltato il collegamento, ma ora pare che va. Do you prefer in English or in Spanish? Hello? Do you prefer in English or in Spanish? In Spanish, I will speak in English. Ok, d'accordo. So, let's go. Buongiorno, hello, good morning everyone. And I'm going to start my presentation. Please confirm that you are seeing me in a couple of seconds. Can you see the slide? Yes, yes. Perfect. Perfetto. As I said, buongiorno, thank you very much for the invitation. It's a great pleasure to be here with the colleagues from Sicilia. And as Professor Cocuzza already explained, I'm going to talk about the classical biological control of Triozaretrae in Spain. As you probably know, Spain is the main producer of citrus in Europe, and most of our production is for exportation. We are exporting our citrus for fresh consumption. And that means that our citrus needs to be clean of insecticides without residues. And for that, our pest management is based on biological control to reduce the use of insecticides. Sorry. Unfortunately, now with the arrival of the psyllids, we are still free of Huanlong B, but the situation may change if the disease arrives to Spain. As have already been explained, some years ago, the psyllid Triozaretrae, the main vector of Huanlong B in Africa, arrived to Spain. It arrived first to the Canary Islands and later on to mainland Spain. And now, as you can see in the graph, and already Professor Cocuzza explained, it has spread through the Iberian Peninsula. Fortunately, it has not arrived yet to the main citrus producing area, that is in the east of Spain, as you can see here in the orange color. So, to avoid the entrance of the psyllid to this main citrus producing area, we have started a classical biological control program. Why? Because some years ago, the psyllid arrived to the Réunion Islands, and there they introduced the parasitoid Tamarixia 3 that control totally the vector. So we follow the same approach. And following the aims of the project, we first study the parasitoid complex of Triozaretrae in South Africa. Then we evaluated the specificity of his main parasitoid, Tamarixia 3. And finally, we have determined the establishment, dispersion, and impact of the parasitoid on Triozaretrae in Spain. Regarding our trip to South Africa, thanks to the European project Tropic Safe, we moved there and collaborating with three colleagues from South Africa, we visit five different areas in South Africa, in the south and three in the north. In the south, we didn't find the psyllid, neither the parasitoids as expected, but in the north of South Africa, we found two parasitoid species, Tamarixia 3, that it was very abundant in one of the orchards, and Psyllaephagus pulvinatus, that was more abundant in the other one. I have to say that Psyllaephagus pulvinatus is an already known species of parasitoid, that is an internal parasitoid, as you can see here. This is the psyllid that you saw before in the presentation of Professor Cocuzza, and inside you can see the parasitoid. Well, later on, we moved to the other two areas in the north, in Pretoria and the area of Limpopo, and there, again, we found Tamarixia 3 in orange color, but we also find another species of Tamarixia,
As you can see here, we realized that the leg was a little different. There was a small morphological differences. Despite this new parasitoid, what we found more abundant was Tamarixia 3. As you can see, was the most abundant parasitoid, Tamarixia 3, and the most widely distributed parasitoid. Come back in Spain, we decided to study a little bit more about this new Tamarixia species, and we could confirm using molecular studies together with our colleague Eritrea Perez Edo that it was a new parasitoid described for Triosa erythrae. So during our trip to South Africa, we found Tamarixia 3, but also another species of Tamarixia parasitizing Triosa erythrae. We further evaluated the biology of these two parasitoids, just in case the new Tamarixia species was more interesting from the biological point of view. But what we observed is that Tamarixia 3, you can see here the sex ratio of both species, can produce females, that at the end is what we are interested on, when it's parasitized, psyllids that are of a smaller size than the new species of Tamarixia. Therefore, we arrive to the conclusions that Triosa erythrae is parasitized at least by three species of primary parasitoids in South Africa, contrary to what was expected before. Until now, there were two species of primary parasitoids. Tamarixia SP is a new parasitoid for Triosa erythrae, but as expected, Tamarixia 3 was the most abundant and widely distributed. So with these results, we obtained the permit to import Tamarixia 3 to the Canary Islands and test the specificity. In case you are interested to know a little bit more about the parasitoids in South Africa, you can read this publication that we published a couple of years ago. Now with the permits to travel to South Africa, to the Canary Islands, we import the parasitoid there, and with our colleagues from ICIA, Dr. Estrella, the group of Estrella Hernandez, we studied the host range of Tamarixia 3. In other words, we need to demonstrate to our ministry that this parasitoid is specific of Triosa erythrae. It will not parasitize other psyllids. To study the host range of Tamarixia 3, what we did is to study 11 species of alternative psyllids and check whether, if they are parasitized by the parasitoids. So, you can see here the experiment. We collected psyllids from the field, we bring them to the lab, and we offer them to the parasite. We selected psyllids from different reasons. One of them, close phylogenetic relatedness to Triosa erythrae. You can see here five different species of Triosa psyllids that were used in the host range study. So you can see the five species, three of them new for science. We also selected one psyllid species, Agonostesnas, in this case because it was in a plant that it was a Rutacea. As Professor Kokutz explained before, the psyllid is very specific of Rutacea plants, so that's why we selected these psyllids. And we also selected five other psyllid species because they are very abundant in Spain and in the Canary Islands. So you can see here some of the pictures of the different psyllid species. We offer them to the parasitoids, and as you can see here, Tamarixia 3 did not parasitize not even one of these psyllids while it parasitized Triosa erythrae. So this result clearly demonstrated that this parasitoid is very specific of Triosa erythrae. But we went a step forward and we offered the psyllids without the protection. Many psyllids have protections. As you can see here, this psyllid is protected by this comb. We removed this protections, and we offer the parasitoid the psyllids without the protection. In that case, one of the psyllids was parasitized. In this case was Agonostesnas, but at a very low percentage. So, as I said, it's a very specific parasitoid. We demonstrated that. In case you want to see more details, you can find it published in Biological Control. And with these results, we obtain the permits now to release the parasitoid in the Canary Islands. So the parasitoid was released in only one location from the Tenerife Islands in the spring of 2018. And then we measured the spread in 2019 and 2020, and we evaluated the effect on Triosa erythrae. That is at the end, the most important thing. So here you can see a map of the Tenerife Islands. And here in the north of the island is where we released the parasitoid in April of 2018.
From there, and just in 1 year, the parasitoid spread through the north of the island. This part of the island is where the psyllid is present. In the south, that is a very dry area, the psyllid is not present, as you can see here with white color. And as you can see, in just 1 year, the parasitoid was able to spread by itself from the releasing point to all the island. And in fact, it was present in more than 85% of the locations where the psyllid was present. But this is a very good result, and the surprise came later on, because our colleagues from the ICEA explained us that they were observing the parasitoid in the other islands. So the parasitoid was able to fly by itself to the islands surrounding Tenerife. As you can see with green dots, it was present in La Palma, El Hierro, La Gomera, and Gran Canaria. It, islands that are distant more than 60 kilometers. So this parasitoid is able to move even from one island to another island. We still don't know how the parasitoid arrived in these other islands, if it was by the wind or by the movement of plants. But anyhow, it was detected in the five out of the six islands where the Otaitae is present in the Canary Islands. But let's see the most important results. What is happening now with the Otaitae after the release of the parasitoid? To see that, what we have presented here is the proportion of orchards infested with Diosa erythrae. As you can see here, we have represented the percentage or the proportion of orchards infested in Tenerife, Gran Canaria, and La Palma. 6 months after the release, still most of the orchards, almost 100% of the orchards, were infested with the psyllid. However, 1 year after the release in Tenerife, remember we released the parasitoid in Tenerife, only 10% of the orchards were infested by the psyllid. And we also observed this decrease in La Palma, not yet in Gran Canaria. But see what happened 2 years after the release. As you can see, 2 years after the release, less than 5% of the orchard contained the psyllid. So you can see how in 2 years the parasitoid has been able not only to spread to the Canary Islands, but also reduce the populations of the psyllid. Nowadays, it's hard to find Diota erythrae in the Canary Islands. So this was a result very similar to what was observed in the Reunion Island in the 70s. So with that, we obtained the permit to move to the mainland Spain and release the parasitoid there and see how it spread. For that, the government of Galicia in the north of Spain start a new colony of the parasitoid. We move the parasitoid there, we move colonies there to Galicia, and we spread the parasitoid with the help of the government of Galicia. And once again, we release the parasitoid in the fall and in the spring of 2019 and 2020, and we measure the spread 1 and 2 years after. And again, we measure the effect on Triota. This is a map of the north of Spain, of Galicia, in the northwest of Spain. And there, as I explained before, we do not produce citrus. As you can see here, that will be a house with some citrus tree. But this is not. This is just for self-consumption, meaning that they have one or two citrus trees per garden. But in any case, there are not big productions of citrus. So we release the parasitoid in 3 points. In this case, you can see the red points here, distinct more than 20 kilometers between the points. And 6 months later, after the release, you can see with green, with yellow color, all the points where we recovered the parasitoid. So once again, the parasitoid was able to spread easily in less than 1 year. And most interestingly, 1.5 years later, the parasitoid was released in much more points, and it has spread everywhere in Galicia, as you can see here with the yellow points. In green color, you can see the areas that are infested with Triota erythrae. And as you can see, the parasitoid has arrived to most of them. So let's now see the impact in mainland Spain
and again presented as the proportion of orchards infested with Rioja Erythraea. In this case, three different regions from Galicia, Pontevedra in the south, that is where we released the parasitoid first, then A Coruña in the north, and Lugo also in the northeast of Galicia. As you can see, again, before the release of the parasitoid in this case, almost 100% of the orchards were infested with the psyllid. 6 months later, we saw the same that in the Canary Islands, and we still didn't see the impact. But one year and a half later, you can see how the psyllid has almost disappeared in Pontevedra and is decreasing in A Coruña and Lugo. So we are seeing exactly the same results that we observe in the Canary Islands. So I think that sometimes it's better to see a picture, to see the result, than a good graph. And this is what I want to show you here. This, or before, Professor Kokutsa explained to you the damages produced by Triotha erythraea. You can see here some leaves that are damaged by Triotha erythraea, by the psyllid. These are old leaves from more than 1 year ago, but you can see the new leaves are totally protected, totally clean of the psyllid. You can see it better in this picture. You can see the old leaves more than 1 year ago that were damaged by the psyllid. But the new leaves, the ones that are growing this year, are totally clean of the psyllid. You can see here again, from closer up, you can see the new leaves totally clean without the psyllid, and the other ones with the symptoms of Triotha erythraea. Even in this picture, or in this picture with the new flush totally clean of the psyllid. Again, this is in a clementine, and this is when we observe Triotha erythraea, what you will see are the holes of the parasitoid that has emerged. So you can see these are the typical holes of the parasitoid when the psyllid has been parasitized and the parasitoid has already emerged. So, overall, we can say that the parasitoid Tamarixia dri has established and spread throughout the Canary Islands, but also in mainland Spain. 2 years after its release, Tamarixia dri has reduced and controlled the population of Triotha erythraea in the Canary Islands, and we are observing the same trend in mainland Spain. However, we want to say also that only one HLB infested citrus tree will be enough to spread HLB to the Mediterranean citrus. And for this reason, further research to control HLB and to prevent the entrance of the disease are necessary. And with this, I finish, and I just want to thank all the people involved in this big project, from our colleagues from South Africa to our colleagues here in Spain, in Canary Islands and Galicia, that helped us to carry out this. Thank you very much for that. Thank you, Alejandro, for this interesting presentation and for giving us this overview about the possibility to use Tamarixia. It is very interesting. I ask Giuseppe if you want to add something. Io solo dico, metto nei panni gli studenti che avranno una specie in più da studiare, ma fortunatamente è così se c'è questa possibilità. Inoltre, Giuseppe, forse vale la pena ribadire che allo stato attuale noi non possiamo tentare un approccio simile, perché non possiamo ovviamente introdurre quindi però forse è bene che chi ha questo potere di poter introdurre una specie nuova, che anche se benefica è una specie nuova, possa trarre giovamento da questa presentazione. Io ringrazio Alejandro sentitamente, anche perché ci ha dato un esempio di controllo biologico classico, quindi uno degli aspetti di cui si occupa l'entomologia, e in questo caso ci ha fatto vedere tutto il procedimento che precede, segue e come e quindi alla conclusione a cui si arriva con questo approccio. Grazie Leandro, a presto. Thank you. Thank you. Grazie. Grazie Giuseppe. Allora andiamo avanti con il programma e chiamiamo a intervenire la professoressa Alessandra Gentile, che ci riferirà sul progetto di ricerca pre-HLB, quindi un progetto incentrato sulla prevenzione e la diffusione di HLB.
Nel frattempo che Alessandra carica la presentazione, dico che il progetto è coordinato dal dottor Leandro Pegna dell'IVIA, che io ho avuto la fortuna di conoscere 25 anni fa quando ho fatto parte del mio dottorato all'IVIA, e da lì è nata una stretta collaborazione scientifica che continua ancora oggi. Prego Alessandra. Buongiorno a tutti, sono veramente contenta oggi di questa partecipazione a questo seminario, soprattutto nel vedere tanti studenti, ma anche tanti agrumicoltori comunque presenti, tanti tecnici, tanti agronomi. Questo per noi è un seminario di diffusione, non è un seminario diciamo confronto con il mondo della produzione, ma è quello che come responsabili di progetti europei io e il professore Continella e la dottoressa Cetti Ricciardello, che insieme siamo parte di questo progetto che si intitola appunto Prevenire la diffusione di HLB per assicurare la sopravvivenza dell'agrumicoltura in Europa, abbiamo voluto realizzare per cercare di allertare, pur non volendo fare assolutamente le Cassandre, pur non volendo minimamente pensare che la malattia arrivi, ma sicuramente per cercare di dare alcune informazioni che possono in qualche modo aiutarci ad evitare l'ingresso del vettore prima e poi, ahi noi, dell'eventuale malattia. È inutile dire cos'è la malattia, dico soltanto che quello che aveva già detto Vittoria Catara, ma che è stato ribadito, è che se il vettore arriva, prima o poi, i tempi possono essere più o meno lunghi, prima o poi la malattia arriva anche, e pertanto è importante cercare di evitare l'ingresso del vettore. In questo progetto in realtà noi operiamo con diversi paesi dell'Unione Europea e tre paesi extra UE. Perché? Perché tutte le attività di sperimentazione, tutte le best practice che eventualmente devono essere diffuse in Europa devono tenere conto di quella che è l'esperienza dei paesi in cui, ahi noi, il greening, il guanglobin è ormai presente e che hanno subito una perdita importante della loro agrumicoltura. Ribadisco, soprattutto a vantaggio degli studenti, che mentre per altre malattie la tristezza che ha colpito l'agrumicoltura nostra, italiana, siciliana, nell'ultimo decennio, nell'ultimo ventennio, ha trovato una modalità di come dire, sopravvivenza grazie alla opportunità offerta da portinnesti resistenti, nei confronti di questa malattia non esiste ad oggi fonte di resistenza. Cetti Ricciardello ci racconterà di quello che è la ricerca da questo punto di vista, però ad oggi, ahi noi, non abbiamo uno strumento per poter assicurare comunque la costituzione di materiali resistenti. Il progetto in questione, per il quale vi invito a visitare il sito www.prehlb.eu, prevede obiettivi diversi che sono a breve, a medio e a lungo termine, il cui obiettivo principale, dicevo, è quello di impedire l'ingresso dei batteri associati a guanglobin e cercare di sviluppare misure per garantire un controllo efficace degli insetti e dei batteri associati ad esso. Il progetto, dicevo, si compone di un framework molto articolato, il coordinamento è di Leandro Pegna, noi come Università di Catania siamo interessati al VP8, che è quello dello sviluppo della resistenza genetica a guanglobin. E questi sono tutti i partner, come vedete per l'Italia, oltre al CREA e l'Università di Catania c'è anche il CNR e c'è il professor Francesco Di Serio, che probabilmente è collegato anche lui da remoto e che, se presente, saluto caramente. Quali sono le azioni a breve termine che il progetto prevede di sviluppare? Ed è quello che stiamo facendo qui in questo seminario, di sensibilizzare il settore produttivo sui rischi connessi. Dobbiamo conoscere qual è, e Vittoria Catara stamattina ce l'ha spiegato in maniera importante, quali sono i danni che la malattia potrebbe arrecare alla nostra agrumicoltura. Cercare di formare tecnici agrumicoltori capaci di identificare i sintomi della malattia, ma direi anche, e Giuseppe Massimino Cocuzza ce l'ha spiegato molto bene, monitorare la diffusione del vettore e capire quali sono i sintomi dell'eventuale presenza del vettore in campo. Creare una rete di informazione e di comunicazione che discuta
i risultati del progetto e non solo, con le autorità fitosanitarie oggi sono presenti allo scopo di facilitare lo sviluppo e l'attuazione di un piano di politica sanitaria nell'UE. Quello che noi dobbiamo anche fare, e più tardi i colleghi del Foconti e Sebastiano Vecchio ci diranno, è il piano di contingenza. È una cosa obbligatoria che deve essere fatto dopo, entro 4 anni da quando la malattia o comunque il vettore viene inserito in un elenco di lista di organismi nocivi. Questo è stato fatto nel 2019, questo elenco, abbiamo tempo fino al 2023 per realizzare questo piano di contingenza. Piano di contingenza che non può prescindere da un confronto anche col mondo della produzione, perché le scelte che nel piano di contingenza saranno fatte sono delle scelte molto stringenti, che possono essere anche molto diverse. La Spagna ha già realizzato 2 piani di contingenza, ha fatto il primo, ha fatto il secondo, in cui ha rivisto alcune cose, il Portogallo l'ha già fatto. Le scelte che i 2 paesi nostri vicini di casa hanno adottato sono scelte estremamente diverse. La eliminazione dell'eventuale pianta infetta nel raggio di 100 metri rispetto alla pianta infetta, ovvero di 5 metri, capite che questa è pone anche, diciamo, l'agrumicoltore in una condizione completamente diversa in termini di comunicazione e stato di allerta. Messa a punto di azioni preventive di breve termine, la creazione di schede tecniche per gli agricoltori, in questo il distretto agrumi di Sicilia potrebbe avere un ruolo importante per svolgere questa azione capillare di diffusione, realizzazione di corsi per ogni gruppo target e di materiale formativo, distribuzione gratuita di informazioni, creazione di un sito web e di un blog associati a Pre-HLB, e questo il progetto l'ha già fatto. Il progetto vuole sviluppare una piattaforma libera per la condivisione globale delle conoscenze su HLB. C'è un'app, stanno lavorando a questo modello, che poi sarebbe disponibile per tutti. E anche la messa a punto di ulteriori azioni preventive di breve termine attraverso ovviamente la condivisione con i partner europei e cercare appunto di realizzare questi piani di emergenza. Come azioni a medio termine è quella di ridurre la diffusione di psillidi attraverso interventi rapidi, sviluppando metodi di rilevamento di vettori, di batteri, e strategie integrate e sostenibili per la gestione della malattia. Per questo ci sono dei VP dedicati. Ma mi piace sottolineare che siamo stati interpellati dai colleghi spagnoli dell'IVIA, da Tony Vicent, per cercare di capire qual è la situazione agrumicola in Sicilia, perché loro vorrebbero costituire questo Citrus Health Management Area che sia condiviso tra la Spagna, il Portogallo, l'Italia, la Sicilia, e quindi sapere e conoscere qual è la distribuzione dell'agrumicoltura in Sicilia e quali sono i siti in cui i vivai, che sono l'altro elemento, come dire, difficile, no? Un po' da controllare, un po' da conoscere per tutti gli aspetti legati all'insetto, e anche quelle che sono le discariche, perché lì, anche lì, quello potrebbe essere un sito in cui eventuali residui di potatura, di foglie, di scarti agrumicoli potrebbero offrire spazio al vettore e anche alla malattia. E devo dire che ho fatto fatica a cercare di fornire queste informazioni. Torno sulla questione che abbiamo discusso tante volte, il catasto agrumicolo, questi dati sull'agrumicoltura che non ci sono, sono sempre diversi, non sono noti. Ho avuto il supporto di 2 colleghi, di Carlo Prato e Alessia Marzo, che con un sistema, diciamo, informatico e satellitare, adesso non entriamo nel dettaglio perché non sono in grado di ripetervi esattamente cosa hanno fatto, però si sono avvalsi molto di un progetto che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali aveva sviluppato, che era un progetto finalizzato al censimento dell'olivicoltura in Italia. Il progetto si chiamava Olive Map e
rispetto a questo hanno simulato e mimato quello che era stato fatto per l'olivicoltura. Ovviamente sapendo bene che i poligoni e la valutazione della chioma dell'olivo rispetto alla chioma degli agrumi può trarre in inganno, ma questo è il dato che loro sono riusciti a mettere insieme. E certamente anche la distribuzione, la dislocazione dei vivai nel nostro territorio e appunto gli organic waste facilities, questo attraverso i dati che la regione siciliana ci ha fornito. E questo livello di dettaglio è servito ai colleghi spagnoli perché comunque hanno un quadro di quella che è la distribuzione dell'agrumicoltura nel nostro territorio, e il livello di dettaglio che i colleghi mi hanno fornito e che abbiamo fornito alla Spagna fa riferimento anche alla distribuzione di arancio, limone, mandarini e clementine. Rispetto a questo ovviamente c'è tanto da fare, ci saranno certamente delle cose non esatte, ma io ritengo che sia comunque un primo passo per cercare di avere un quadro quanto più dettagliato possibile. Mi soffermo soltanto su quelle che sono le azioni a lungo termine, questo VP8 nel quale sono direttamente coinvolta. L'obiettivo è prevenire la diffusione della malattia, ma ai noi. Per noi e per gli altri paesi che la malattia ce l'hanno già, il progetto prevedeva la possibilità di mettere a punto un sistema per costituire agrumi resistenti al batterio, come attraverso le tecniche più innovative che si possono mettere in campo. Approcci biotecnologici, compreso lo studio e l'utilizzo di resistenze ai batteri associati a One Globi o agli insetti vettori, sviluppo di resistenza genetica, sviluppo di nuovi agenti per il biocontrollo di One Globi. E una via che certamente rimane vera, sempre vera, è quella dello incrocio, cioè il tradizionale incrocio tra agrumi resistenti non appartenenti al genere citrus, di questo parlerà la collega Licciardello, ma che tuttavia sono sessualmente compatibili, cioè si possono incrociare col genere citrus e quindi un po' come avvenne, no? Lo dico ai miei studenti, ai miei ex studenti, già studenti, adesso studenti della magistrale, ma anche ai miei studenti del corso di triennale, la possibilità di incrociare individui appartenenti anche a generi diversi ma sessualmente compatibili consente di ottenere degli ibridi, ibridi che però hanno delle caratteristiche non prontamente utilizzabili, soprattutto quando le specie sessualmente compatibili sono caratterizzate da frutti o da qualità organolettiche che non sono idonee. Allora in realtà però questo ci consente di trasferire, di capire se il gene di resistenza può essere trasferito. Ripeto, abbiamo avuto un grande successo la costituzione dei citrange, no? L'incrocio tra citrus e poncirus, individui non utilizzabili come tali, ma certamente quello che ci ha consentito di superare la tristezza. Sono state costituite 4 popolazioni mediante incrocio, sono stati ottenuti degli ibridi, questi ibridi vengono valutati per la resistenza e ovviamente questa è un'attività che si fa in Brasile, laddove cioè la malattia è già presente. Di questi individui, quindi, che in parte sono risultati resistenti, alcuni suscettibili, sono stati genotipizzati mediante sequenziamento, cioè è stato riscontrato il gene di resistenza, laddove questo è presente, ma gli ibridi che sono stati ottenuti non sono di immediata utilizzazione. Caratteristiche bioagronomiche non soddisfacenti e pertanto la necessità di ulteriori programmi di incrocio, di ritorno, per cercare di ottenere delle piante che producano dei frutti commestibili. In parallelo è stato realizzato ed è in corso di sviluppo un programma di miglioramento genetico attraverso quelle che si chiamano le tecniche di tecnologie di evoluzione assistita, le TEE, cioè quella che va sotto il nome di genome editing. Questo perché? Perché queste sono le tecniche più avanzate di miglioramento genetico che possiamo utilizzare, nella consapevolezza che il miglioramento genetico è una strategia, un metodo per ottenere variabilità, ma questa variabilità si può ottenere con metodi assai diversi, l'incrocio, le mutazioni artificiali, la selezione assistita da marcatori, l'aumento della ploidia,
la trasformazione genetica, le tecnologie cellulari. Oggi la tecnologia è andata così avanti che ci consente di realizzare quella che è una mutazione specifica dove è possibile modificare un singolo carattere mantenendo tutto il resto delle caratteristiche di elite di una varietà. Mi riferisco, dicevo, alle tecniche del genome editing che consentono di aggiungere, modificare, inattivare un singolo gene, quello responsabile della resistenza o l'inattivazione di un gene di suscettibilità per costituire degli individui resistenti. Vi dico soltanto che queste tecniche sono già realtà in arboricoltura, in frutticoltura. Sono stati costituiti meli resistenti, varietà Gala, quindi una varietà di elite, resistente al colpo di fuoco batterico, alla scabbia, attraverso queste tecniche. Questo cosa significa? Significa ancora in quella agrumicoltura o quella frutticoltura che deve andare verso la sostenibilità, la possibilità di avere genotipi resistenti al tempo stesso di qualità, senza più avere la necessità di realizzare trattamenti anche a calendario come si fa per il melo. Ovvero, nella vite è stato possibile, e questo è un grandissimo successo, inattivare il gene che determina suscettibilità all'oidio. Inattivare il gene semplicemente modificando una base e quindi non rendendo più funzionale quel gene, e questo conferisce resistenza all'oidio. Questo è già stato ottenuto per vite, ma mi piace ricordare, visto che siamo in un convegno, che in un seminario che si occupa di agrumicoltura, che la resistenza genetica al cancro batterico, che da noi per fortuna non è presente, è stata ottenuta in Cina attraverso appunto una strategia di genome editing, inattivazione di un gene che conferisce suscettibilità e l'ottenimento di varietà, in questo caso era Duncan, quindi un pompelmo, resistente al cancro batterico. E chiudo dicendo che queste TEA sono diverse dagli OGM, nonostante ancora oggi non possano essere utilizzate nei paesi dell'Unione Europea perché la legislazione le accomuna agli OGM. Così non è, perché questi sono mutanti, come i mutanti naturali. Non è possibile, laddove non c'è DNA esogeno, non è possibile ritrovare la mutazione indotta attraverso queste tecniche di evoluzione assistita. Questo significa che mentre per la trasformazione genetica c'era una questione legata a geni di resistenza ad antibiotico o ad altro, che poi era possibile ritrovare nel materiale trasformato, in questo caso esistono oggi delle tecniche che consentono di realizzare soltanto la mutazione, cambiare una base con un'altra e lasciare inalterato tutto il resto del DNA della pianta e della varietà di elite, senza per questo avere neanche la necessità di aggiungere la resistenza ad un antibiotico necessario spesso per fare selezione. Perché ci serve, quando facciamo questi programmi di miglioramento genetico utilizzando le colture in vitro, utilizzando queste tecniche di genome editing? Perché se non utilizzassimo un agente di selezione avremmo lo sviluppo di tanti germogli di cui soltanto alcuni veramente editati, soltanto alcuni diversi. La presenza dell'agente di selezione ci consente di avere una certezza nel materiale che rigenera. In Spagna, in collaborazione con Leandro Pegna e con Stefania Bennici, che è un nostro ricercatore che sta svolgendo parte della sua attività lì, è stato possibile ottenere delle piante di agrumi editate senza che queste portino alcuna forma di DNA esogeno, perché l'agente di selezione che è stato utilizzato per realizzare il protocollo è stata la resistenza a un erbicida che la pianta ha già di suo, ha già nel suo DNA, quindi questo ha consentito di fare uno screening sicuro
certo è di avere delle piante alla fine editate, senza, quindi mutate come se fosse una mutazione biologica, senza nessun'altra forma di DNA alieno. Questo è quello che stiamo sviluppando in questo progetto, nell'auspicio che mai né vettore né malattia debbano arrivare in Europa, o meglio in Italia. Certi, è con un forte auspicio che questo non accade, ma pronti a utilizzare strategie le più diverse per cercare di controllare e contenere l'eventuale sviluppo di questa malattia. Dal controllo biologico di cui oggi ci hanno parlato, a quello che Alberto Continella ci racconterà anche in termini di tecniche culturali, a quelli che possono essere gli interventi di miglioramento genetico per noi, per i nostri agrumi, per le nostre varietà di elite. Penso all'arancio tarocco, penso all'arancio Washington Navel, penso ai limoni Femminello e a quello che per gli altri paesi agrumicoli possiamo realizzare. Grazie. Grazie professoressa Gentile per questa panoramica sugli interventi previsti dal progetto Pre-HLB e anche per questa visione di prospettiva rispetto al ruolo del breeding e anche al ruolo delle biotecnologie avanzate. E anche in questo caso non abbiamo tempo per domande, che rimando sempre alla conclusione dei lavori, e invito invece a intervenire la dottoressa Concetta Ricciardello del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, che ci intratterrà sul tema il contributo della ricerca finalizzato allo studio delle fonti di resistenza al greening. Abbiamo già cominciato a stressare negli interventi precedenti l'importanza dell'individuazione delle fonti di resistenza, quanto questo sia complicato, quindi lei ci aggiornerà su questo. Grazie Cetti, anche per te 20 minuti. Ti farò segno qualche minuto prima. Grazie, buongiorno a tutti e innanzitutto grazie per avermi coinvolto in questa giornata così intensa di argomenti e spero, ecco, con il mio contributo di riuscire a darvi, ecco, qualche indicazione anche sullo studio delle fonti di resistenza. In questa review, che è stata recentemente pubblicata nel 2021 dal gruppo di Leandro Pegna, che è stato diciamo, diverse volte nominato oggi, mi piace appunto individuare in questa immagine quelli che sono i punti cardini della distribuzione della presenza delle fonti di resistenza al greening. Dicendovi subito che le specie appartenenti appunto alla tribù delle clausene sono resistenti a Candidatus liberibacter asiaticus e sono fondamentalmente la Bergera kenigi e la Murraia paniculata, in due però modalità diverse, semplicemente perché la Murraia paniculata presenta dei composti volatili nelle foglie che in qualche modo attira la psilla, quindi la diaforina citri, e quindi manifesta in realtà durante la sua vita una sorta di suscettibilità, quindi viene in qualche modo considerato un ospite transiente a Candidatus. Diverso invece il comportamento della Bergera kenigi, che invece al contrario presenta dei composti volatili nelle foglie che invece creano una sorta di repellenza, quindi sono resistenti in maniera diversa. All'interno invece della sottotribù delle citrine cominciano appunto a individuarsi le prime fonti di parziale resistenza e di suscettibilità appunto a CLAS. All'interno, quindi, sono indicati in rosso i suscettibili, invece in blu i parzialmente resistenti. Ritroviamo ovviamente i citrus e la suscettibilità va da sé che viene in qualche modo diffusa a causa della loro compatibilità sessuale.
Tra l'altro esiste un lavoro dello scorso 2020 che ipotizza effettivamente che i citrus sono degli ospiti relativamente nuovi ai candidatus, data anche la loro breve coevoluzione rispetto appunto ai candidatus, e anche la propagazione clonale dei citrus non agevola sicuramente l'acquisizione in qualche modo della resistenza. Invece i parenti stretti dei citrus, ovvero eremocitrus e microcitrus, quindi diciamo i citrus di origine oceanica, sono parzialmente o addirittura anch'essi completamente resistenti. E anche in questo caso si ipotizza che la loro resistenza gli venga fondamentalmente dal fatto che non sono esposti né a Candidatus liberibacter né al suo vettore. O tra l'altro probabilmente che abbiano in qualche modo perso la suscettibilità a Candidatus, e questo gli può, mi dispiace, gli può essergli derivata a seguito della radiazione che gli agrumi hanno avuto nel corso della loro diffusione. Quindi, un po' come aveva accennato la professoressa Gentile prima di me, il compito dal punto di vista genetico che noi abbiamo è quello di fare di tutto per rendere resistenti le specie suscettibili, che in qualche modo ho separato volgarmente in questa slide, mettendo sulla vostra sinistra le specie suscettibili, che ahimè sono tutte o gran parte delle specie commerciali, e sulla destra invece le specie immuni piuttosto che resistenti, piuttosto che tolleranti, cercando quindi di guidarvi in quello che potrebbe essere il compito della genetica. Come è stato detto, sicuramente il miglioramento genetico classico può fare la sua parte, fa la sua parte, e non bisogna prescindere dal fatto che deve continuare ad intervenire nonostante la compatibilità o l'incompatibilità sessuale che si evidenzia ovviamente tra le specie suscettibili e resistenti, la compatibilità o l'incompatibilità di innesto, perché anche questo è un problema, nonostante il tempo lungo che è il miglioramento genetico classico con cui deve fare i conti, con la dispendiosità in termini di denaro, perché è un'attività sicuramente molto onerosa, nonostante i grandi numeri, perché nei momenti in cui si mettono su delle popolazioni segreganti è ovvio che bisogna avere a che fare con dei grossi numeri, bisogna essere in grado di genotipizzare questi individui e di fenotipizzarli, oltre ad avere ovviamente degli spazi ampi in cui ovviamente fare queste valutazioni. Laddove in qualche modo il miglioramento genetico classico non arriva, può arrivare la genomica e le biotecnologie, con un risparmio di tempo e di denaro sicuramente da non sottovalutare, a differenza della grossa mole di individui con cui avere a che fare nel caso della genomica e delle biotecnologie. In realtà noi abbiamo a che fare con un enorme numero, mole di dati che in qualche modo devono essere accuratamente analizzati. Dobbiamo fare i conti con un avanzamento tecnico-tecnologico, di strumentazione, di know-how che viaggia alla velocità della luce, e come diceva la professoressa Gentile, nel caso delle biotecnologie bisogna fare i conti anche con la direttiva, in questo caso europea, che regolamenta eventualmente gli organismi, le piante, i prodotti che sono prodotti anche a seguito dell'utilizzo delle tecnologie di evoluzione assistita, purtroppo ancora oggi all'interno dei cosiddetti OGM.
Io mi focalizzerò, quindi vi proverò a darvi il nostro, a spiegarvi qual è il contributo che il CREA sta dando appunto all'interno del progetto Pre-HLB. Abbiamo visto come la genomica può essere uno di questi strumenti. La genomica oggi in Citrus ha consentito di sequenziare appunto il genoma delle specie suscettibili. Tra l'altro mi fa moltissimo piacere che l'Università di Catania e il CREA hanno contribuito a sequenziare il genoma di limone che è stato recentemente pubblicato. Che cosa si fa con questo genoma? Con questo genoma, con il genoma di queste specie è possibile studiare la filogenesi, la domesticazione, è stato possibile anche studiare l'evoluzione del carattere legati soprattutto alla qualità dei frutti, quindi al colore, all'acidità, alla poliembrionia e alla auto e a compatibilità ed incompatibilità. Per quanto riguarda però la genomica dei generi affini ai citrus, siamo ancora leggermente un passo indietro, ma lo studio dei genomi di queste specie è assolutamente importante, non solo per contribuire a approfondire, a chiarire un po' qual è stata la domesticazione e la filogenesi di queste specie rispetto ai citrus, ma anche, come si è detto durante la mattinata di oggi, contribuisce sicuramente a spiegare, a fornire, a dettagliare quali sono le fonti di resistenza in genere. Oggi può essere utile lavorare su HLB, è stato importante ed è comunque importante che i genomi aiutino a comprendere la resistenza ad esempio al citrus canker, ma non di meno neanche anche appunto a CTV, ma a tutti gli stress biotici ed abiotici. Quindi il ruolo del CREA è quello di occuparsi del sequenziamento del genoma di Eremocitrus glauca e di Murraia paniculata e di identificare i geni di resistenza che ho delle mutazioni coinvolte nel meccanismo di resistenza che devono essere inserite o bisogna attivare nelle specie suscettibili, oppure, come si diceva prima, individuare i geni di suscettibilità e disattivarli. Perché l'Eremocitrus glauca? Perché insieme al Microcitrus, come vi dicevo prima, sono tra le specie resistenti? Perché la Murraia paniculata, probabilmente ve ne parlerà qualcuno anche subito dopo di me, la Murraia paniculata e le fonti di resistenza della Murraia paniculata, oltre ad essere importanti per quei dettagli che vi ho detto prima, nel senso che sono degli ospiti in qualche modo transienti, ma è importante perché la Murraia paniculata è una specie ornamentale e quindi in quanto tale può contribuire purtroppo alla diffusione della malattia stessa. Quindi vi ho semplicemente indicato in colore diverso quelle che sono le parole chiavi e quindi noi ci occupiamo appunto del genoma, che è quindi tutto il bagaglio esterno suddiviso nei vari cromosomi. Andremo via via ad individuare i geni e le singole mutazioni responsabili appunto della resistenza piuttosto che della suscettibilità. Tecnicamente, ma molto semplicemente, cosa abbiamo fatto? Siamo partiti dal DNA di queste foglie, di queste specie, che è stato frammentato e sequenziato. In che modo? Richiamando l'attenzione all'avanzamento tecnologico con cui purtroppo dobbiamo fare i conti, sono state utilizzate, immaginatevi, scusate l'incisione, che i singoli frammenti di DNA siano come un puzzle, un enorme puzzle che in qualche modo bisogna cominciare a strutturare. E lì vengono incontro le due tecnologie di sequenziamento che a vario titolo contribuiscono a sequenziare piccoli o grandi frammenti ad essere integrati per produrre un'immagine che sia la più vicina alla realtà. In questo modo quindi noi abbiamo messo su il genoma di Eremocitrus glauca e di Murraia paniculata. In maniera molto similare abbiamo definito, indicato, descritto, identificato i geni, ma soprattutto la loro funzione. E quindi in questo caso abbiamo seguito una strategia molto simile, partendo però dall'RNA estratto dai diversi tessuti. Quindi
Oltre al genoma abbiamo anche cominciato a dare un nome ed una funzione a questi geni. Voi vi chiederete, tutto bellissimo, probabilmente complesso, ma che ce ne facciamo di un genoma, delle specie resistenti e delle specie suscettibili che sono già disponibili? Il nostro scopo è quello di confrontarli. Confrontarli a che pro? Per vedere effettivamente dove sta la differenza tra questi due cataloghi di genomi, per identificarne delle mutazioni, mutazioni che possono essere piccole, e da qui quindi i polimorfismi a singolo nucleotide, mutazioni che possono essere un po' più grandi, e quindi in questo caso parleremo di indel, quindi inserzione e delezione, piccole inserzioni e delezioni, o addirittura potremmo avere a che fare con delle mutazioni molto grandi, appunto strutturali, ovvero si tratta di intere parti del genoma che può essere presente, inserzioni, delezioni, assenza, inversione, duplicazioni. Il tutto ovviamente viene chiarito sempre da quegli approcci di sequenziamento che vi avevo appunto indicato prima. Quindi in tutto quello che è stato fatto e che facciamo c'è sempre una logica pratica. Quindi non vado nel dettaglio, vi dico soltanto che abbiamo questi due genomi, sono ben organizzati nei 9 cromosomi, abbiamo indicato e individuato un tot numero di geni, abbiamo individuato le mutazioni tra le specie, piccole, medie e grandi, e quindi siamo soddisfatti. Anche qui, che ce ne facciamo? Qual è il motivo per cui abbiamo dovuto fare tutto questo sforzo tecnologico ma anche di investimenti? La professoressa Gentile lo ha anticipato prima di me. Lo scorso 2020 è stato assegnato il premio Nobel per la chimica a queste due ricercatrici, Charpentier e Doudna, che hanno scoperto le nuove tecnologie di breeding assistito, quelle tecnologie evoluzione assistita di cui parlava poco fa la professoressa Gentile, ovvero cisgenesi e genome editing. Per fare cosa? Per migliorare una varietà di pregio che viene però penalizzata per un aspetto. Quindi mi viene da pensare gli agrumi, quindi i citrus, le arance, i limoni, i mandarini, così importanti dal punto di vista qualitativo della produzione nutrizionale e quant'altro, che però, ahimè, per la presenza della loro suscettibilità al greening, come abbiamo ascoltato oggi, rischiamo di perdere. Quindi che si fa? Quei geni che ci auguriamo presto di individuare, quei geni di suscettibilità, possono essere, a seguito di quelle mutazioni, di quelle piccole mutazioni che noi abbiamo individuato, possono essere disattivate nelle specie suscettibili. Così come diversamente i geni di resistenza che abbiamo invece individuato nelle specie resistenti, ad esempio Eremo citrus, possono essere inserite nelle specie suscettibili. E come giustamente diceva la professoressa Gentile, questo può essere fatto se e solo se esiste una compatibilità tra le specie di cui appunto dobbiamo tentare l'inserimento dei geni di resistenza. Quindi tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi ha un significato, perché i geni devono essere in qualche modo caratterizzati strutturalmente dal punto di vista funzionale, e lo facciamo solo se conosciamo un genoma. Abbiamo delle tecnologie che sono la cisgenesi e il genome editing, addirittura con dei costrutti marker free, che sono quelli che vi ha spiegato la professoressa Gentile, che possono essere utilizzati. L'unico collo di bottiglia può essere rappresentato, ed è purtroppo ancora oggi rappresentato, dal fatto che bisogna adattare i protocolli di rigenerazione, ovvero bisogna adattare quei protocolli che ci consentono di produrre un'intera pianta partendo da una singola cellula mutata, e questo è varietà specifico.
Anche in questo caso la professoressa mi ha anticipato, ma in qualche modo ho cercato di, pur non sapendolo, di creare il flusso di lavoro che generalmente viene fatto quando ci occupiamo di tecnologie così innovative da un certo punto di vista. Magari vi sareste chiesti: bene, ma esiste una possibilità per cui queste tecnologie, a seguito delle informazioni che vengono prodotte, possono essere utilizzate? Sì, il futuro è oggi, ovvero esiste un'esperienza simile fatta appunto con il citrus canker, in cui, identificato il gene di suscettibilità in arancio dolce, l'utilizzo di queste tecnologie, ovvero in questo caso del genome editing, ha consentito di rendere resistente l'arancio, così come il pompelmo Duncan. Quindi mi avvio alle conclusioni. C'è un check nel primo elenco di attività che sono state fatte. Abbiamo il genoma di Eremocitrus e di Murraia, ben organizzato entrambi nei cromosomi, conosciamo la struttura e la funzione dei geni, ok, il primo punto a casa lo abbiamo portato. Abbiamo portato a casa anche l'ultimo punto, che in realtà rappresenta la reale applicazione di queste conoscenze. Abbiamo la competenza sulle tecnologie di genome editing, abbiamo le competenze sui costrutti, sulla trasformazione, sulla rigenerazione. Manca quel piccolo tassello, che in realtà è probabilmente quello fondamentale, di individuare i geni piuttosto che le mutazioni causative sia della resistenza che della suscettibilità al greening. Va bene, ci stiamo lavorando, sono argomenti per cui non ci si può lavorare in assoluta autonomia. Da qui l'importanza della interazione strettissima che il CREA, così come l'Università di Catania, ha con i partner del progetto europeo, che ciascuno con le proprie competenze cerca di convogliare appunto le attività e le conoscenze affinché si possa nel prossimo futuro disporre effettivamente di agrumi resistenti al greening. Durante, diciamo, il percorso di tutti, credo, ci siamo sempre trovati di fronte a degli ostacoli che talvolta sono stati rappresentati dalle risorse economiche, quindi dai progetti, altre volte dalla mancanza di persone, know-how che va sempre migliorato, aggiornato. Ripeto, l'avanzamento tecnologico nell'ambito delle tecnologie avanzate viaggia sempre alla velocità delle luci, e quindi bisogna sempre un po' adeguarsi, e talvolta anche le collaborazioni hanno rappresentato un ostacolo, che ovviamente tutti questi ostacoli in qualche modo sono stati colmati da anni, ecco, di lavoro. Ringrazio tutti quelli che a vario titolo hanno collaborato e stanno collaborando a questo progetto, IGATEC in primis perché ci ha coadiuvato nel sequenziamento di queste specie, di Eremocitrus appunto e di Murraia, Malcolm Smith, che è un collega e un breeder australiano molto competente nelle specie appunto native, e quindi di Eremocitrus ma anche e soprattutto di Murraia, le persone che lavorano al CREA, e non ultimo i finanziamenti, e quindi sicuramente pre-HLB, ma non meno importante il progetto RGVFAO, che è il progetto finanziato dal Ministero, che ci consente di mantenere, curare il nostro germoplasma, che come avete visto è fondamentale soprattutto nello studio, ecco, delle fonti in genere di resistenza, piuttosto che nella caratterizzazione, ecco, dei caratteri anche qualitativi del frutto. Il progetto Orpramed, che è stato un progetto citato anche stamattina dalla professoressa Catara, perché è stato il progetto che in qualche modo ha preceduto il progetto pre-HLB, che ci ha dato la possibilità di studiare anche in quel caso la Murraia paniculata e le fonti di resistenza e di suscettibilità che ha nei riguardi del citrus canker. È il progetto Biotech che insieme alla professoressa Gentile all'Università di Catania stiamo portando avanti e che ci ha consentito di acquisire le informazioni tecniche e scientifiche delle New Breeding Techniques, quindi genome editing e cisgenesi, che rappresentano, oserei dire, in qualche modo il nostro futuro. Grazie a voi per l'attenzione.
Grazie dottoressa Ricciardello, andiamo avanti con il programma, chiamo a intervenire Alberto Continella che ci parlerà dell'altro progetto nel quale il Dipartimento è impegnato, il progetto Life Vida for Citrus, strategie sostenibili per la prevenzione e la diffusione di Wang Long Bing in Unione Europea nel contesto dei cambiamenti climatici. Anche per te Alberto ti chiedo di stare nei tempi, siamo in questo momento con un paio di minuti di ritardo, quindi dobbiamo cercare di stare nei tempi. Sì, grazie professore Malfa, grazie Stefano per la parola e grazie perché oggi finalmente abbiamo l'opportunità di poter un poco presentare le attività delle attività progettuali dei due progetti con la professoressa Gentile quando si è pensato appunto a questa attività di divulgazione, di diffusione delle attività che stiamo svolgendo, abbiamo pensato di posticiparla rispetto a quello che era il calendario in cui era prospettato diciamo, la divulgazione, proprio per rendere possibile la presenza in sede appunto di tecnici, agricoltori, studenti che potessero prendere conoscenze di quelle che sono la problematica oltre che le attività che stiamo svolgendo. Per quanto riguarda il progetto Life Vida for Citrus, è un progetto che è stato finanziato già nel 2019, ha avuto inizio nel 2019 e rientra nell'ambito diciamo, di quelle che sono le possibilità di approfondimento delle conoscenze e della divulgazione nell'ambito del progetto Life, che è un progetto anche questo europeo, che in questo caso vedeva nella sua call, nella sua bando, la possibilità di approfondire queste tematiche anche nell'ambito del cambiamento climatico. Questo è un aspetto per noi rilevante perché nell'ambito del Green Deal dell'Unione Europea la possibilità di individuare tecniche che siano ecocompatibili e che vedano anche la possibilità di uso sostenibile delle risorse, quindi anche dell'irrigazione, oltre che delle tecniche culturali che siano ecosostenibili, è un aspetto che viene fortemente preso in considerazione nell'ambito di questo progetto. Qui vedete i diversi partner del progetto, in alcuni casi sono uguali rispetto al precalebì, in alcuni casi sono alcuni differenti. Volevo solamente soffermarmi sul fatto che ad esempio tra i partner del progetto abbiamo il CIRAD nell'ambito del quale appunto partecipa in particolar modo l'unità operativa di Guadalupe. Questo per noi è un aspetto importante perché in quella sede appunto è presente la malattia e quindi la possibilità di trasferire alcune delle attività lì dove è presente la malattia, di andare a valutare alcuni aspetti delle tecniche che abbiamo messo a punto lì dove è la malattia, per noi è stato un risvolto importante, un risvolto assolutamente essenziale per valutare appunto quello che era il buon esito delle attività che abbiamo svolto. Vedete tra i diversi partner anche l'ICIA, l'Istituto Canario è stato molte volte citato stamattina proprio perché lì è stato dove è stato maggiormente svolto l'attività di allevamento e di diffusione oltre che di lancio delle tamarixia e con risultati positivi e per cui diciamo, l'esperienza che è stata trasferita anche nell'ambito del progetto è stato quello di valutare l'effetto e l'importanza diciamo, della tamarixia e del controllo biologico nell'ambito dei diversi paesi coinvolti. Abbiamo appunto anche il Portogallo con l'Università dell'Algarve, lì dove appunto è presente uno dei vettori, già l'abbiamo detto stamattina, vi sono presenti tanti altri enti di ricerca europei oltre che francesi e infine appunto l'Università di Catania. Quali sono gli obiettivi del Life Vida for Citrus? Innanzitutto realizzare un kit per la diagnosi precoce di HLB. Questo è uno dei risultati più interessanti, ritengo, perché oggi si è detto, la professoressa Catra si è soffermato sul fatto di come vi è la possibilità di poter svolgere delle analisi in laboratorio, ma la possibilità di poter avere un esito rapido in campo è assolutamente di rilevanza importante. Oltretutto valutare porti innesti che possono avere fonti anche qua di tolleranza nei confronti dell'agente patogeno, che possono adattarsi nei diversi ambienti del Mediterraneo in combinazione con le diverse varietà tipiche diciamo, di ogni territorio, per cui per noi ovviamente ci siamo soffermati soprattutto con la combinazione con le cultivar di arancia rossa. Definire pratiche agronomiche ecosostenibili che siano efficaci per controllare la diffusione del vettore, in questo senso diciamo, ci ha aiutato anche il professore Massimino Cocu.
proporre protocolli agronomici ecosostenibili e replicabili al fine di prevenire la diffusione della malattia, e quindi in questo caso si è visto come la malattia va a determinare tutta una serie di difficoltà e di sviluppo, in particolar modo dell'apparato radicale, e pertanto nelle diverse attività ci siamo anche occupati di alcuni interventi ecosostenibili che potessero implementare la capacità della parte della pianta di sviluppare un capillizio radicale abbastanza diffuso, e che diciamo è una delle attività in cui anche dalla Florida, dalla California si sono maggiormente attenzionati per cercare di dare poi dei risvolti pratici alla problematica. E infine ovviamente la promozione della cooperazione internazionale, il coinvolgimento di tutti i vari stakeholder del mondo agrumicolo in maniera da dare diffusione, diciamo, di quelle che sono le problematiche, la possibilità a parte dei tecnici di riconoscere gli insetti e la malattia in campo in maniera preventiva. Ho dimenticato di dire che ad esempio tra i diversi partner del progetto noi abbiamo il comune di Siviglia. Una delle attività del progetto è stato proprio quello di valutare nelle diverse alberature stradali, ovviamente Siviglia e non solo, tante altre città dell'Andalusia sono ricche di piante di agrumi fra le alberature stradali, e si è stato messo a punto un protocollo e un'attività di formazione dei tecnici dei comuni in maniera da poter dare una rapida risposta nel caso in cui appunto fossero in grado di riconoscere la presenza degli insetti, e nel caso appunto soprattutto della malattia, gli insetti che già sono presenti, ricordo, nella penisola iberica. Vado in ordine di attività riguardo alla kit di identificazione in situ. È stato messo a punto pertanto questo kit, che è stato poi validato, come vi dicevo, in Guadalupe, lì dove sono presenti le piante infette appunto di HLB, e vedete che è un metodo di rilevamento abbastanza veloce, in soli 35 minuti si ha la possibilità di poter avere una risposta. È possibile eseguirla non solo sulla pianta ma anche sui vettori, e quindi abbiamo una risposta importante dal punto di vista anche poi del risvolto pratico, diciamo, di quelle che possono essere la valutazione di piante o i vettori con HLB, e ha una sensibilità diagnostica equiparabile a real time PCR. Pertanto questo è uno dei traguardi importanti del progetto, perché questo penso rappresenterà una delle metodiche che vedranno velocemente la diffusione, proprio perché sarà necessario avere delle valutazioni in campo quanto più rapido è possibile al fine di poter poi intervenire nel caso di eradicazione in maniera quanto più efficace. L'altro aspetto di cui si è parlato è stato quello dell'influenza del portinnesto. Ovviamente qui non siamo come nel caso della tristezza, in cui ovviamente vi era la possibilità di poter avere portinnesti che conferissero una certa tolleranza o una ottima tolleranza nei confronti del virus della tristezza, però ovviamente tanti sono gli studi che si stanno svolgendo soprattutto nei paesi in cui è presente l'HLB e in cui appunto stanno poi validando in campo, oltre che in serra, i risultati, diciamo, delle attività di miglioramento genetico che è stato svolto nei diversi paesi in cui sono state rilasciate diversi portinnesti. Qui vedete alcune delle attività di ricerca che sono state svolte soprattutto in Florida, e per quanto riguarda questa misura sono state trasferite presso le diverse sedi dei diversi partner i portinnesti più promettenti per quanto riguarda tutta una serie di caratteristiche agronomiche, valutando nel tempo, nel caso in cui ci fossero dei risultati positivi per quanto riguarda alcuni di questi portinnesti nei confronti della malattia, di averli già valutati prima. Uno degli errori che forse abbiamo avuto nel caso della tristezza è stato quello poi di dover valutare i portinnesti una volta che era presente la malattia, quindi con un ritardo di almeno un ventennio. Oggi invece, in questo, diciamo, consci dell'errore del passato, stiamo effettuando un altro tipo di attività: andare a diffondere i portinnesti più importanti. In questo caso noi abbiamo realizzato nel campo dell'analisi dell'azienda agraria sperimentale dell'Università di Catania un campo con i portinesti che qui vedete qui elencati in combinazione con tarocco rosso, in maniera da poter avere una prima risposta, diciamo, di quelle che sono il comportamento vegetoproduttivo di queste piante in combinazione con i portinnesti più moderni, e alcuni di questi anche promettenti perché segnalati con una certa tolleranza a HLB. Per quanto riguarda invece un'altra delle azioni del progetto,
del progetto è stato quello di contribuire allo sviluppo di migliori pratiche di gestione agricola, oltre che consolidare i nuovi metodi naturali di controllo dei vettori. Qui vedete elencate alcune delle attività, in particolar modo alcuni dei plot che abbiamo, plot sperimentali in cui abbiamo fatto alcune attività di studio. Noi abbiamo avuto la possibilità, appunto, all'interno del progetto, anziché di effettuare delle valutazioni su piante giovani, di sfruttare appunto un campo che era stato realizzato nell'ambito di un'altra misura finanziata dalla Regione Sicilia per quanto riguarda appunto la tristezza, in cui abbiamo un campo di portinnesti adulti con alcuni di questi portinnesti che sono stati rilasciati, pertanto Bitters, Carpenter e Fur, per cui anche in questo caso, sempre nell'ambito, diciamo, di quelle che sono le attività nell'ambito del cambiamento climatico, abbiamo effettuato delle valutazioni in comparazione con i portinesti più consolidati. Alcuni di questi dati già li conoscete, perché già vi ho in altre sedi, in altre occasioni, mostrato alcuni dei dati di questa sperimentazione. Qui vediamo quella che è, ad esempio, la produzione cumulata nel corso di 10 anni di attività da parte appunto di questi portinnesti, e l'efficienza produttiva. Ancora una volta mi piace sottolineare come il FUR, uno dei portinnesti che potrebbe rappresentare un ottimo risvolto per la nostra agrumicoltura, per tutta una serie di caratteristiche positive che conferiscono insieme al Bitters, al agrume, in particolar modo appunto alle arance rosse, e rappresenta, diciamo, non solo caratteristiche di ottima produttività, ma anche di elevata efficienza produttiva, ma anche un altro aspetto che mi piace sottolineare è l'aspetto legato alla minore sviluppo del volume della chioma, in particolar modo del Bitters, che pertanto si presta anche a impianti di elevata densità. L'aspetto ovviamente del contenuto di arance rosse, del contenuto di antocianina all'interno delle cultivar di arance rosse, è uno degli aspetti più rilevanti, ma noi ci siamo soffermati non solo sulla diciamo, capacità di alcuni di questi portinnesti di aumentare il contenuto di pigmentazione all'interno dei frutti, ma anche di valutarne quello che è, diciamo, la sua influenza anche in funzione dell'ambiente. Vedete qui alcuni risultati per quanto riguarda il contenuto di antocianine in due annate differenti, uno più freddo e uno meno freddo, con temperature più elevate. Vedete come vi è una variazione importante del contenuto di antocianine, per cui nell'ambito appunto del cambiamento climatico ci siamo soffermati anche sull'influenza della temperatura, e abbiamo valutato alcune delle temperature che potessero essere maggiormente influenti. In letteratura, per quanto riguarda i frutti in post raccolta, si segnala come i 9 gradi sono la temperatura che maggiormente influisce sull'aumento della pigmentazione. Invece, per quanto riguarda le attività in campo, abbiamo osservato come il numero di ore al di sotto di 6 gradi centigradi potrebbe essere preso in considerazione come valore di riferimento per quanto riguarda il numero di ore misurare per determinare quello che è l'influenza sulla capacità di pigmentazione dei frutti in campo. Si parlava appunto di controllo biologico. Tra le attività appunto che sono state diciamo oggi già rappresentate, si è parlato dell'importanza della tamarixia nel contenimento e nella diffusione, diciamo, soprattutto di uno dei due insetti vettori appunto dell'HLB, nell'ambito del progetto si stanno valutando alcune delle attività. In particolar modo già la dottoressa Ricciardello ha già individuato quelle che sono alcune possibilità di intervento con il metodo trap and kill, ossia della possibilità di utilizzare alcune siepi, viene effettuata in alcuni dei paesi agrumicoli, come ad esempio in Brasile, come strategia di intervento per andare a attrarre gli insetti in alcuni di queste siepi, in maniera tale poi da effettuare poi dei trattamenti di controllo e di contenimento all'interno della siepe, che vengono messi nel perimetro in bordura dell'agrumeto, in maniera da evitare che poi l'ingresso dell'insetto all'interno dell'agrumeto. E pertanto, diciamo, anche una delle attività che è stato possibile realizzare è stato quello di valutare quelle che sono alcune tipologie di tecniche colturali con cover crops, con siepi, con corridoi ecologici, e che potessero, diciamo, modificare quello che è la biocenosi degli insetti. Ovviamente non possiamo valutare l'influenza sui
sui insetti vettori, lo andiamo a fare appunto sugli insetti presenti nei nostri ambienti, mentre appunto in altri paesi hanno potuto vedere anche, come Spagna, l'influenza in particolar modo nei confronti degli insetti vettori. Alcune delle tecniche che hanno valutato sono state anche questi hotel per insetti in nidi, quindi questi punti di ricovero, in maniera da implementare la possibilità di valutare la diffusione di insetti entomofagi grazie appunto anche alla compresenza di questi insetti. Noi nel nostro caso ovviamente fortunatamente non possiamo valutare l'effetto su quello che sono gli insetti vettori, lo andiamo a effettuare su quello che invece sono alcuni aspetti agronomici della coltura. Non mi dilungo su tutte le attività di rilievo che abbiamo fatto, riporto come noi in questo caso abbiamo lavorato soprattutto su sanguinello, e quello che stiamo andando a monitorare nel tempo è quello che l'influenza di alcune cover crops, in particolar modo nel nostro caso utilizziamo l'olium flora, l'olium multiflora e vice sativa, ha sul beneficio per quanto riguarda il contenuto di sostanze organiche nel terreno, e quindi andare a rilevare nel tempo come questo vada a migliorare le caratteristiche di nutrizione, diciamo, del terreno. E fra le altre attività che stiamo andando a valutare è anche l'effetto di alcuni biostimolanti, in particolar modo stiamo anche valutando alcuni di quelli che sono i biostimolanti che più correntemente vengono utilizzati in agrumicoltura, come il triclopril o il diclorprop, e in questo caso stiamo però anche andando a valutare l'efficacia di trattamento anche in epoca fuori rispetto a quelle che sono le epoche indicate in etichetta, in maniera da vedere come questo vada a influenzare non solo la capacità di produttività della pianta, oltre che quelle che sono le caratteristiche qualitative del prodotto, in particolar modo la pezzatura dei frutti. Altro aspetto che stiamo valutando è anche alcune attività svolte da parte di biostimolanti, sono biostimolanti a base di microrganismi di diversa tipologia, e in questo caso stiamo valutando gli effetti un po' non solo sull'intera pianta, ma i trattamenti vengono effettuati anche in maniera tale da valutare lo sviluppo sull'apparato radicale. Qui vedete le foto in cui abbiamo realizzato dei veri e propri cilindri per andare a vedere a 6, a 12 o 24 mesi lo sviluppo del capillizio radicale, in particolar modo appunto delle radici fibrose di cui vi faceva cenno la professoressa Catara, che sono quelle che sono maggiormente coinvolte poi nell'attacco della chelebie, che vanno a essere distrutte dalla malattia. In questo caso noi cerchiamo appunto di andare a valutare il beneficio che viene determinato da parte di questi microrganismi, di questi biostimolanti, nello sviluppare l'apparato radicale, e non solo, ma anche nel determinare, grazie appunto all'aiuto che la professoressa Catara ci sta dando sotto questo ambito di ricerca, nella diffusione, nell'aumento di alcuni microrganismi nel suolo, in maniera da poter valutare in maniera più completa il microbioma che si viene a sviluppare all'interno del terreno. Questo viene effettuato anche andando a analizzare sostanzialmente quello che è l'influenza che si viene a determinare su non solo tutte le tipologie di microrganismi, batteri, funghi e le diverse tipologie anche di attività di fisiologia della radice, in maniera da poter comprendere il miglioramento o meno, diciamo, di fisiologia, di attività fisiologica da parte della pianta, e andare quindi ad avere dei risultati precoci su queste piante. E infine, appunto, si diceva come una delle attività più rilevanti per quanto riguarda ovviamente questi progetti è quella della diffusione delle conoscenze, perché ovviamente per noi è importante che i tecnici siano in grado appunto di riconoscere gli insetti, di essere prontamente motivo di allerta nel caso in cui dovessero mai arrivare questi insetti, e pertanto tra le attività del progetto si è pensato bene di poter divulgare un libretto in cui tutte le attività che tutti gli aspetti più rilevanti per quanto riguarda la malattia, oltre che gli insetti vettori, vengono illustrati e vengono inviati appunto per email a tutti i partecipanti del seminario di oggi, oltre che inserirlo anche nel sito degli agronomi di Catania e, perché no, al distretto degli agronomi di Sicilia, in maniera tale da avere un documento facilmente leggibile e facilmente ricco di foto per il riconoscimento precoce appunto di questa malattia. Vi ringrazio per l'attenzione. Ringraziamo Alberto Continella per questo panorama sulle attività del progetto Life Fida
per For Citrus. E a questo punto invito a intervenire il dottor Delfo Conti del Servizio Fitosanitario Regionale, in particolare dottore Conti è responsabile del settore bioistico, quindi è pienamente chiamato in causa per la rilevanza che il settore bioistico assume per diversi aspetti, non ultimo quello della prevenzione. Abbiamo visto alcune delle problematiche che possono derivare proprio dall'utilizzo irrazionale del materiale di propagazione. Anche per te, Delfo, raccomando di provare a stare nei tempi. Perfetto, grazie, a te la parola. Ok, grazie, sì. Allora ringrazio gli organizzatori di questo incontro perché ci dà la possibilità, come diceva la professoressa Alessandra Gentile, di disseminare le conoscenze e l'attività del nostro ufficio e del servizio fitosanitario in generale. Questo è giusto perché è giusto che ci sia trasparenza su come l'amministrazione pubblica si impegna e si muove nei confronti degli imprenditori, del mondo scientifico, degli studenti, dei tecnici che oggi sono qui presenti. La relazione è predisposta e preparata insieme al dirigente del Servizio Fitosanitario Siciliano, il dottore Carta, e al dottore Vecchio, che è qui presente e poi so interverrà successivamente. Allora, diceva Giuseppe Cocuzza, il professore Cocuzza, siamo accerchiati? Sì, confermo, noi siamo accerchiati perché ci sono due potenti motori, oltre ad altri ovviamente, ma i più potenti sono, come credo sia noto a tutti, il continuo scambio di merci, di beni, di persone, di servizi e anche poi i cambiamenti climatici, e tutto ciò è ovvio che determina un aumento, almeno per quanto riguarda, noi abbiamo questa idea, no? Geografica chiara del Mediterraneo, del bacino del Mediterraneo, del cosiddetto Mare Nostrum, e noi certamente quando qualcosa arriva alle porte del Mediterraneo ci allarma. E naturalmente non c'è solo Wang Longbing, abbiamo i ceppi, diciamo, dello stampeding del CTV, abbiamo il black spot, la Guignardia citricarpa, che è presente in Tunisia da un paio d'anni, quindi in luoghi piuttosto vicini, il citrus canker, abbiamo, non è vicino, ma abbiamo purtroppo molte intercettazioni di cancro batterico nell'ambito dei punti di ingresso doganali dell'Unione Europea. Come ha reagito a questa, come dire, serie di emergenze l'Unione Europea? L'Unione Europea ha reagito negli ultimi 6-7 anni con un fiorire di regolamenti, quindi è passata dallo strumento della direttiva, che come voi tutti sapete deve essere poi recepita da una serie anche macchinosa di normative nazionali, quindi ogni Stato poi si adegua in modo proprio, al regolamento, che invece è prontamente e obbligatoriamente da applicare. Quindi non vi leggo i numeri perché qui il concetto è solo darvi un po' la come dire, dimostrazione di come noi interveniamo e di quella che è la base legale che ci consente poi di operare di conseguenza. Quindi regolamento sulle specie aliene, regolamento sul cofinanziamento. Questo è importante perché da circa 5 anni c'è una forte alimentazione economica dell'attività dei servizi fitosanitari grazie a questo regolamento, che tra l'altro oggi è in fase di revisione. Il regolamento che uniforma i controlli, che ha creato la rete dei laboratori, che stabilisce non solo nel settore fitosanitario ma anche in quello veterinario e sanitario come operare tutti i controlli. E poi il regolamento madre, il cosiddetto 2031, il regolamento fitosanitario, che stabilisce, è del 2016 ma si applica dalla fine del 2019, quindi un paio di anni, e infine il suo come dire, figlio principale, il regolamento con le liste degli organismi nocivi e con tutti i requisiti che devono essere da parte dei servizi fitosanitari, ma da parte di tutti quelli che sono parte in causa, applicati
per singolo organismo. E ovviamente in queste liste abbiamo i tre candidatus, Liberibacter, quindi africano, asiatico e americano, e le due psille, la diaforina e la triozza. Dirò di più, da questo regolamento ne è poi scaturito un altro che, come diceva la professoressa Gentile, è del 2019 ed è la lista degli organismi prioritari, cioè tra circa 140 organismi considerati da quarantena ce ne sono circa una ventina che hanno un rango quindi gerarchicamente superiore in termini di rischio e di pericolosità, e questo è ovviamente il caso del Candidatus Liberibacter e altri per gli agrumi come Guignardia citricarpa o Bactrocera dorsalis. Dicevamo quali sono gli strumenti, no? Per poter mitigare, applicare in qualche modo una barriera alla potenziale introduzione nel nostro territorio. Abbiamo qui, ci aiuta una categorizzazione scientifica fatta dall'ESSA nel 2021, quindi dall'Agenzia, dall'Autorità per la Sicurezza Alimentare dell'Unione Europea, che poi è l'organo scientifico che informa le decisioni dell'Unione Europea, nella quale definisce in questa categorizzazione le potenziali vie d'ingresso, le pathway più pericolose. Quindi certamente le piante da impianto e materiale di propagazione di citrus, dei generi e delle varie specie appartenenti a questi generi, Citrus Fortunella e Pongirus, perché sono vettori, io dico anche del batterio, aggiungo io, ma chiaramente in prima istanza di uova e anidi adulti. Su questo agisce già da tempo l'allegato sesto di questo regolamento che vi dicevo prima, è per noi la linea guida fondamentale. Le proibizioni, quindi è vietato in modo categorico introdurre materiale di propagazione appartenente a questi tre generi nell'Unione Europea. Quindi ogni volta che per errore viene introdotto questo materiale deve essere immediatamente distrutto. Diverso è il discorso dei frutti. I frutti possono essere introdotti, però interviene l'allegato successivo, l'allegato settimo, che stabilisce tutta una serie di requisiti molto stringenti per l'introduzione nell'Unione Europea. Ne dico una che è in discussione recentemente, è quella del cold treatment. Voi sapete che noi facciamo sforzi enormi per mandare in paesi esteri come Stati Uniti, Giappone, Cina, e quindi applicare questa procedura del cold treatment. Ecco, noi ora la chiediamo anche ai frutti che provengono per esempio dal Sudafrica, non tanto per le psille, perché, ecco, questo è bene dirlo, come già si è visto, gli adulti di psilla non vanno per definizione sui frutti, però secondo questo documento dell'EFSA potrebbero avere un comportamento autostoppista, cioè nel momento in cui i frutti vengono lavorati e viene fatto il cosiddetto detto packaging, in maniera accidentale potrebbero esserci degli adulti di psilla, quindi di diaforina o di triozza, per esempio dal Sudafrica dove è presente triozza, potremmo anche erroneamente o accidentalmente trovarceli a casa. E infine l'allegato ottavo sul passaporto, che prevede i controlli nel nostro territorio. Ovviamente il passaporto è quello strumento che per le piante consente la circolazione all'interno dell'Unione Europea, dove i controlli devono essere fatti, oltre che per tutta una serie di organismi nocivi, in particolare anche per triozza. Però diciamo che non ci sono solo i Citrus, Fortunella e Pongirus, abbiamo visto nelle varie presentazioni che sono anche presenti moltissime rutacee che rappresentano potenziali ospiti sia del batterio che delle psille, in particolare le murrai. Per cui la normativa che vi dicevo si è recentemente aggiornata ha previsto anche l'applicazione del cosiddetto certificato fitosanitario, certificato che devono fare i colleghi dei paesi terzi, quindi i colleghi da cui provengono queste piante, con particolari controlli al fine di escludere la presenza sia del batterio che dei vettori. E quindi tutte le rutacee, in particolare la murraia coenigi, poi vedremo qualche immagine sul fatto che viene utilizzata come alimento, perché si fa il curry praticamente, e quindi, ahimè, anche con i viaggiatori rappresenta un potenziale rischio di introduzione accidentale. E qui è un po' più complicato il discorso, quindi, perché è chiaro che il controllo, diciamo, degli operatori professionali è un conto, il controllo dei viaggiatori è un po' più complesso come attività.
come, ecco, oggi si usa l'espressione, come si mette a terra tutta questa normativa? Questa normativa ovviamente si mette a terra col Servizio Fitosanitario Nazionale, che ha la sede centrale presso il MIPAF. A seguito di questi cambiamenti si è anche dotato di nuovi strumenti e di una nuova organizzazione, ha nominato il CREADC come istituto nazionale di riferimento, che ora fa parte integrante, diciamo, dell'ecosistema, chiamiamolo così, del Servizio Fitosanitario, e opera intanto con gli strumenti tradizionali, quindi il monitoraggio costante del territorio, la sorveglianza degli operatori professionali, i controlli, questa è l'attività storica, diciamo, istituzionale, i controlli all'import e sui viaggiatori, con la divulgazione e ovviamente con tutta un'altra serie di strumenti che però qui, diciamo, tralasciamo. Il primo strumento base che esiste da alcuni anni ma che è stato definito recentemente è il Piano Nazionale di Indagine, piano che è gestito dal MIPAF e dal CREADC attraverso diciamo una serie di continue convergenze in riunioni, in momenti di integrazione, diciamo, delle conoscenze, e attraverso una piattaforma nazionale che si chiama Morgana, monitoraggio degli organismi nocivi in agricoltura, che consente in tempo reale di conoscere di far conoscere al Ministero, quindi di conoscere, insomma, a coloro che gestiscono la piattaforma, la situazione dei monitoraggi per ogni singolo organismo nocivo che viene seguito e indagato. Quindi anche noi abbiamo ovviamente le credenziali per l'accesso a questa piattaforma, e per quanto riguarda la Regione Sicilia in tempo reale c'è una, poi qualche slide sui primi risultati del 2021, possiamo sconoscere la geolocalizzazione, i risultati, le analisi e tutti i dati che possono essere inseriti in questa piattaforma unica, che appunto ci consente di avere il quadro complessivo del territorio. Sulla base di questo progetto, che è cofinanziato, come vi dicevo prima, dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea, il CREA ha predisposto anche delle schede applicative un po' sulla scorta delle Pest Survey Card dell'EFSA e dell'EPPO, con delle immagini, ma come diceva Giuseppe Coguzzi, in effetti poi noi abbiamo magari nel territorio siciliano una maggiore dimestichezza con potenziali sintomi, ma è chiaro che questo è un programma nazionale, quindi deve essere messo a disposizione di tutto il territorio dello Stato italiano. Quindi il piano di indagine si basa sul controllo del territorio, quindi distingue tra territorio e operatori professionali. Per territorio si intende sostanzialmente il monitoraggio degli agrumeti, ovviamente, e il monitoraggio delle aree urbane. Su questo spendo due secondi. È veramente importante questo aspetto. Noi come Servizio Fitosanitario non avevamo, fino all'epoca e all'arrivo del punteruolo rosso, quasi nessun contatto col mondo cittadino, diciamo. Noi lo operavamo con gli operatori professionali, con le dogane, con qualche agrumicoltore e con le istituzioni, ma mai col mondo cittadino. Per causa del punteruolo abbiamo dovuto in qualche modo avere questo contatto con gli amministratori pubblici delle città, con i loro tecnici, e devo dire che questo è un aspetto importantissimo, perché così come abbiamo visto in varie relazioni, come ci ha mostrato il dottore Tena, mi pare si chiami, il collega dell'IVIA, la presenza di trioze eritree è arrivata innanzitutto nella zona, diciamo, del nord del Portogallo, a Porto per l'esattezza, e poi si è diffusa nella Galizia, dove nelle alberature stradali. Io ho avuto l'opportunità di visitare questi luoghi e ci sono, come dire, molti viali alberati con presenza di soprattutto aranciamaro, ma non solo, cose che abbiamo anche noi nella città di Catania, Giarre, Riposto. Quindi noi monitoriamo costantemente tutto il territorio cittadino, perché evidentemente può anche capitare un tipo di introduzione di questo coso, ed è capitata con la Leurocanthus spiniferus, che è stato trovato nella città di Catania, nella città di Siracusa e da due settimane, tre, nella città di Palermo. Quindi ha un suo significato il monitoraggio del territorio. Cioè, utilizziamo anche strumenti come trappole, così come interveniamo nella grande distribuzione organizzata, quindi anche nei supermercati, nei centri logistici e nel mercato all'ingrosso, dove viene commercializzato spesso agrume con peduncolo e foglia, quindi potenziale vettore degli organismi nocivi.
Vi è poi tutto il discorso legato alla gestione del RUOP, faccio un accenno brevissimo, ovviamente noi siamo responsabili del rilascio del passaporto e del controllo della tracciabilità delle produzioni vivaistiche, sia ornamentali che per l'industria agrumicola o frutticola in generale. Quindi c'è anche un'immagine della murraia, questa è una pianta madre di murraia paniculata, e noi, per noi è molto importante perché è uno di quei siti dove effettivamente questo sito ci può fornire, come dire, una spia, un campanello d'allarme per l'eventuale arrivo di vettori di HLB. Quindi applichiamo la normativa non solo sul passaporto ma ora anche sulla certificazione vivaistica, che riguarda sia l'identità varietale che anche la sanità dal punto di vista dei patogeni. Ma questo è un argomento che ci porterebbe troppo in là, quindi è solo un accenno per dire come oggi la frutticoltura nel territorio italiano deve essere certificata secondo le norme europee. Ecco alcuni dati sul piano nazionale di indagine del 2021. Nel territorio sono stati svolti 159 controlli, non solo dei liberibacter, ma ovviamente in maniera contestuale anche delle psille. Poi inoltre, con l'ausilio di trappole, vengono svolti altri controlli specifici per le due psille. E poi vengono svolti controlli sugli operatori professionali, questi sono i numeri, circa 250 controlli annuali che vengono svolti nel territorio della regione. Ecco, era interessante mostrarvi questa cartina perché in qualche modo si potrebbe sovrapporre con quella che aveva mostrato la professoressa Gentile, dove si evidenziava la presenza della geografica dell'agrumicoltura e dei vivai. Quindi questo chiaramente è scontato perché noi operiamo, come vi dicevo prima, nel territorio, operiamo nei vivai e operiamo anche nelle città. Quindi poi brevemente i controlli ufficiali sull'import e sull'export, che rappresentano l'attività storica dei servizi fitosanitari. Siamo nati, gli ispettori nascono come in qualche modo delegati, operatori, doganali, perché questo è il porto di Catania dove vengono bloccate, in qualche modo verificate la presenza di agrumi che nel periodo estivo importiamo soprattutto da sud. Importiamo circa 100.000 tonnellate in Italia, quindi parlo anche di porto di soprattutto Livorno, Genova, Savona, Napoli e Catania in minor misura, Gioia Tauro, circa 100.000 tonnellate nel periodo estivo. 60.000 provengono dal Sud Africa, mentre gli restanti 30.000 è dall'Argentina e in parte poi da Brasile e Uruguay. Poi abbiamo anche un'importazione che però non è nel periodo estivo chiaramente, ma è contestuale alla nostra, da Tunisia e Turchia. Ecco, questo è un aspetto che abbiamo seguito e incrementato negli ultimi anni, sia all'aeroporto di Catania che quello di Palermo. Facciamo numerose intercettazioni. La foto in basso a sinistra è Murraia coenigi, viene trasportata verde, cioè non è secca come noi immaginavamo, cioè sono foglie verdi chiuse addirittura in cartoni o anche con la plastica per rimanere un po' umide. E abbiamo fatto numerose intercettazioni di murraia per il solo fatto di essere murraia, non perché ci fossero presenza di organismi nocivi. E così come abbiamo fatto intercettazioni su papaya per Bactrocera dorsalis, che è un altro organismo da quarantena. Svolgiamo anche attività di divulgazione, abbiamo un sito, forse l'immagine non c'è un buon contrasto, comunque è il nostro sito dove abbiamo diverse schede divulgative, collaboriamo con le riviste tecniche nazionali, abbiamo anche dei volantini che mettiamo anche all'aeroporto per avvertire si può fare di più. Su questo colgo l'invito che è stato fatto oggi ad aumentare la nostra disseminazione. E chiudo brevemente con alcune azioni in programma e che sono in cantiere o già avviate. Aumentare la collaborazione con le istituzioni scientifiche di ricerca. Lo scorso 7 settembre, quindi 7 settembre 21, l'assessore regionale all'agricoltura ha emanato il decreto assessoriale sul comitato regionale per le emergenze fitosanitarie. Ne fa parte l'ufficio di gabinetto dell'assessore, il responsabile
responsabile del servizio fitosanitario e le due università di Palermo e Catania. E, si è già riunito una volta, ha stabilito il regolamento e questo è uno strumento agile che ci consentirebbe, in casi diciamo disgraziati di arrivo di un qualche organismo non desiderato, di riunirsi immediatamente e quantomeno stabilire delle linee guida per la nostra regione. Ho ricevuto poco prima di intervenire un messaggio del dottore Carta, del nostro responsabile, che mi diceva che puoi dire tranquillamente che alla prossima riunione che faremo a breve metteremo come nell'ordine del giorno HLB, prevenzione da HLB, quindi questa cosa diciamo è un piccolo contributo. Abbiamo anche collaborazioni con gli altri paesi membri, ma soprattutto con l'autorità europea. Allora, l'immagine che vedete a sinistra è il portale Eurofit e mi allaccio a una cosa che mi ha colpito molto, che ha detto Giuseppe Cocuzza. Gli israeliani hanno saputo della presenza di diaforina citri nel luglio 2021, ma l'hanno comunicato nei primi mesi del 2022. Questo con Eurofit è impossibile, perché una delle norme che vi ho mostrato obbliga tutti gli ispettori del territorio dei Paesi membri a posizionare e a notificare su Eurofit entro 8 giorni, non lavorativi, entro 8 giorni specifici, il ritrovamento di un nuovo organismo nocivo o anche se non di quarantena, cioè qualunque cosa diciamo sia secondo le valutazioni di rischio del servizio fitosanitario, che ahimè lo trova, va immediatamente e tutti i paesi membri lo vengono a conoscere. È una piattaforma riservata, però l'informazione arriva, rimbalza immediatamente all'EPPO, quindi poi diventa pubblica immediatamente. Quindi io ho visto per esempio che in Spagna, un po' prima di preparare questo breve intervento, hanno già fatto l'apertura di alcune intercettazioni di Trioza, sempre nella zona appunto della Galizia, e anche la chiusura di alcune vecchie intercettazioni, perché quando l'outbreak, cioè il focolaio, viene in qualche modo eradicato, viene pure comunicato su questa piattaforma. E infine, questa è la mia ultima slide, perché è anche un po' un lancio che faccio al collega, al dottore Vecchio, che credo vi accennerà qualcosa su questo. Lo strumento principale è il piano di emergenza nazionale. Come diceva la professoressa Gentile, esiste il regolamento 2031 e anche il decreto che norma l'attività del servizio in Italia, il decreto legislativo 19, sì, è scritto piccolo, ma era solo per, come dire, trasmettervi diciamo il messaggio. E certamente una necessità, una priorità. Il piano di emergenza è una cosa complessa, perché deve intercettare, intravedere intanto tutta la linea gerarchica decisionale, cioè non è una cosa che si fa in Sicilia, è una cosa che si fa nello Stato italiano e deve in qualche modo stabilire un po' come si fa. Si diceva che non c'era il piano di pandemia, ma esistono per esempio i piani sismici, antisismici, o i piani per gli incendi, o diciamo, mi auguro anche i piani in futuro per altre pandemie, e si stabilisce quali sono gli organi che devono intervenire. Non è solo il servizio fitosanitario, può intervenire la protezione civile, i carabinieri con la sezione diciamo forestale, e quindi è una cosa abbastanza complessa, però va fatta assolutamente, perché non si può restare senza. In Italia esiste solo per Bactrocera dorsalis e per xylella fastidiosa. Faccio presente che ahimè abbiamo entrambi xylella fastidiosa, quindi non auguro assolutamente che sia questo lo stimolo, cioè avere HLB per preparare il piano di emergenza. Comunque è vero, è diventato organismo prioritario con un regolamento del 2019, quindi al 2023, se no andiamo teoricamente in infrazione. Questo è un calcolo abbastanza semplice, quindi io vi ringrazio ancora e sì, credo di essere stato. Grazie dottore Conti, grazie a te e a tutti gli altri relatori per essere stati nei tempi, il che ci consente, anche se abbiamo qualche minuto di ritardo, di aprire il dibattito prima delle conclusioni, che sono poi affidate al dottore Vecchio, che invito anche a raggiungermi. Quindi io chiedo a tutti i presenti se ci sono domande per i relatori. Io credo che abbiamo messo tanta carne al fuoco, ci sono diversi aspetti che meriterebbero approfondimenti, qualche cosa vorrei segnalarla io stesso, però prima chiedo se ci sono tra i presenti richieste di chiarimento. Prego, dottore Maugeri, prego, se si avvicina magari, questo microfono dovrebbe funzionare.
può girare attorno al tavolo e viene più semplice. Allora, io non vorrei fare una richiesta di chiarimenti perché non sono nelle condizioni scientifiche di poter fare richieste di chiarimenti. Io intervengo come portatore di interesse, come agricoltore e come, diciamo, presidente di Confagricoltura sezione agrumicola per circa 8 anni di Catania. Allora, questi argomenti che avete trattato sono interessantissimi e sono contento che la professoressa Gentile, la dottoressa Argentati, il CREA, l'osservatorio sono tutti presenti per trattare di argomenti che sono veramente esistenziali per la nostra agricoltura. Argomenti così importanti che effettivamente qua la platea deve essere strapiena, però penso che molti non sono stati, non hanno capito, non sono stati avvisati nel modo giusto, perché effettivamente Federica, anche le associazioni di categoria vanno invitate in questi casi, i portatori di interesse, le OP, tutti. Vabbè, comunque voglio dire, non ci sono, molti stanno seguendo online, posso dire, però qua ne va della continuazione della nostra agricoltura, dell'agricoltura siciliana e italiana, dell'agrumicoltura chiaramente. Perché noi abbiamo fazzoletti di terra, non abbiamo grandi estensioni, non ci possiamo spostare altrove. Allora questo è un problema veramente esistenziale, un problema che devo dire noi di Confagricoltura insieme ad Agrinsieme, che rappresenta la CIA e l'Unione delle Cooperative e altre associazioni, abbiamo proposto al Ministero più volte, Federica lo sa, come primo argomento da trattare nel piano agrumi da rinnovare. Primo argomento. Come primo argomento è stato quello che abbiamo posto alla Regione Sicilia quando abbiamo parlato di richieste da parte degli agricoltori. Allora, la situazione è drammatica e la politica non ci ha ascoltato. Però non è tanto colpa della politica. Perché la politica tante volte è impotente quando si tratta di cambiare regolamenti europei, quando si tratta di proibire le importazioni, quando si tratta di mettere controlli capillari. Non per questo ci dobbiamo però abbattere o dobbiamo rinunciare a fare questa battaglia. Io penso che ora il contributo che viene dal mondo scientifico, che è molto più importante forse da quello che può essere quello che viene dai portatori di interesse che potrebbero essere accusati di eliminare le importazioni dall'estero, è molto importante. È molto importante e va fatto in maniera però non spot con un convegno o con un altro convegno che facciamo dopo. Io penso che bisogna istituire, col contributo anche della politica, un tavolo permanente che si occupi del problema di queste malattie che ci sono oggi nel mondo e che non sono curabili. Perché se fossero come la tristezza curabile, vabbè, la tristezza si può dire che per noi è stata anche un'opportunità, diciamo la verità, perché abbiamo rinnovato gli agrumeti e oggi abbiamo un'agrumicoltura molto più competitiva per quanto riguarda le arance. Però non è così per queste malattie, per il greening o per le altre che ci sono, che sono assolutamente incurabili. Quindi se con la volontà delle università, del CREA, dell'osservatorio, del CNR e di tutti quelli che hanno capito che queste malattie sono incurabili, se si facesse un tavolo permanente dopo un convegno fatto con la politica, perché la politica è quella che dobbiamo mettere al centro di tutto questo, perché non è che l'imprenditore viene ascoltato. È una strada difficile, però se non si tenta non si fa niente. E poi devo dire anche una cosa, che abbiamo dei grandi nemici, che sono le lobby, perché a Bruxelles le comandano loro. Quindi il ministro dell'agricoltura di turno nostro che prende un impegno non è detto che lo porta a compimento, perché le lobby sono quelle che hanno consentito che in Italia si importano degli agrumi nocivi con buccia non edibile, che non lo sa nessuno che significa, il 95% degli italiani non conosce questa parola, e poi sono commestibili all'interno, cioè pur di fare entrare questi limoni hanno studiato un regolamento che ci consente che importiamo e vendiamo in Italia, nei supermercati, alle massaie, limoni con buccia non edibile, che loro subito vanno a casa e la consumano, perché nel limone si consuma tutto, quindi in danno alla salute delle persone. Quindi è una battaglia dura, però è una battaglia che gli agricoltori devono fare, e col vostro supporto
del mondo scientifico, che una volta era necessario, dice la ricerca, per il futuro, oggi è necessaria per il presente, rendiamoci conto. Quindi mi auguro che questo, che questa, diciamo, conferenza, oppure come si chiama adesso, un po' diverso, avete messo un nome diverso, questo seminario possa seminare altre riunioni importanti e soprattutto mettere al tavolo tutte le persone interessate. Grazie. Grazie dottor Nogeri, penso che poi alcune cose saranno prese nel corso delle conclusioni da parte del dottore Vecchio. Intanto, rispetto a quello che lei ha detto, io una cosa che ho appreso e che saluto con piacere è l'istituzione del Comitato Regionale Emergenze Fitosanitarie. Penso che sia un primo passo significativo nella direzione che lei, ma non soltanto lei, auspica. Chiedo se ci sono altri interventi o se qualcuno dei relatori vuole intervenire rispetto alle sollecitazioni sinora pervenute. Prego, dottore Leocata. Se... È così. E quindi mi chiedo, c'è poi, e vale per questa malattia, ma varrà poi per qualsiasi cosa in cui questa tecnica si applica, c'è poi successivamente un sistema per verificare che il materiale vegetale è realmente quello? Perché visto la nostra situazione geologistica, io ho questo pensiero visto, purtroppo, come faccio dopo a sapere che è realmente quello che è stato evitato e non... Ok, okay. Cioè, ti vuoi rispondere tu? Questo è proprio il motivo per cui si sta cercando di svincolare il riconoscimento delle piante editate, piuttosto editate, non inseriamo appunto la cesione, ma editate, tanto da non farle includere all'interno del regolamento delle piante geneticamente modificate. Cioè noi, è un sistema attraverso cui non possiamo sapere se sono state editate o meno, perché in teoria dovrebbero essere delle mutazioni che potrebbero essere avvenute in maniera assolutamente naturale. Da qui l'importanza tecnica. Cioè si tratta di un sistema, così come anche la cisgenesi, di mutazioni che potrebbero anche avvenire in maniera naturale. L'importanza dal nostro punto di vista è che possiamo farlo in maniera mirata, puntuale, chirurgica, con un risparmio di tempo non indifferente, perché quando potrebbe avvenire in natura non lo sappiamo. Ma come fa il servizio fitosanitario a certificare? Allora, l'unico modo per accertarsene è tramite il risequenziamento della varietà in oggetto. Ma no, impossibile no, i costi si sono notevolmente abbattuti. Invece c'è un prerequisito che è quello della possibilità che attualmente, alla quale stiamo lavorando, diciamo, è già realtà, di distinguere anche a livello di cloni, diversi cloni l'uno dall'altro. E quindi questo, diciamo, è il prerequisito. È qualcosa che sta avvenendo molto prima di quanto sta accadendo in agrumicoltura, ad esempio nel settore della vitivinicoltura, dove l'attenzione e l'interesse per il singolo genotipo è, diciamo, portato alle estreme conseguenze, e quindi c'è un interesse nel mantenimento di quella precisa identità genetica al netto di quella modifica puntuale che in questo caso riguarda appunto ancora una volta le resistenze, come ha accennato anche la professoressa Gentile nel suo intervento con riferimento all'oidio. Alessandra, se vuoi aggiungere qualcosa, prego. Vai al microfono, così ti sentono anche da remoto. Volevo solo aggiungere un concetto, cioè alla fine, dopo che si fa l'intervento in laboratorio, no? Facciamo che questa cosa si fa in laboratorio, si edita una pianta, cioè si ottiene un nuovo clone che si chiama clone alfa.
tarocco con un nome di fantasia, sarà un nuovo tarocco che porterà quella resistenza al Wanglobin piuttosto che al cancro, piuttosto che a un'altra malattia, o che sarà a pireno, o qualunque caratteristica noi siamo stati in grado di modificare attraverso questo intervento fatto in laboratorio, e avremo un nuovo clone. Questo nuovo clone sarà poi inserito nel sistema, nel circuito, esatto, nel registro delle varietà, e sarà quindi un nuovo materiale genetico. La questione importante, Salvatore, che mi permetto di sottolineare, è che questa mutazione, come diceva prima Cetti, è una mutazione che spesso è limitata soltanto alla variazione di una base. Tutta la mutagenesi, tutti i cloni di cui oggi noi disponiamo, sono frutto di un evento mutageno che è avvenuto in natura, per effetti diversi, che poi l'agricoltore, piuttosto che il tecnico, piuttosto che il ricercatore, ha individuato perché portava un carattere interessante e quindi l'ha propagato clonalmente. Quello che avverrà sarà la stessa cosa. La questione importante è che, ed è questo l'auspicio, però sembrerebbe che tutto stia andando in questa direzione, è che siccome poi non ci sono strumenti, e questo è anche il ragionamento, quello che è il mutante che si ottiene è un mutante analogo a quello che poteva insorgere in natura. Questo significa che non ci sono strumenti per verificarlo, per controllarlo, per dire: io l'ho ottenuto nel giardino di casa mia, ovvero, oppure è una pianta editata. Allora, nel momento in cui tu non sei in grado, no, il discorso del rintracciare l'OGM era una cosa che si poteva fare, e quindi c'era una normativa che diceva sì, no. In questo caso non è possibile ritrovarla, l'eventuale mutazione. E quindi nel momento in cui io la inserisco nel registro perché so che cosa è stato cambiato, ed è una cosa che risponde a quei requisiti DUS, no? Di distinguibilità, uniformità, no? Il fatto che sia diverso, allora quello è un nuovo materiale genetico che avrà la stessa storia del mutante tarocco Ippolito o tarocco rosso che avevo riscontrato in campo. Questo è il... Peraltro si pone il problema che non è nemmeno brevettabile, nel senso che potrebbe essere brevettabile il processo, il procedimento di ottenimento, ma non il prodotto in quanto tale. Dico, un discorso ci porterebbe un po' lontano, ci potranno essere altre occasioni per approfondire. Intanto grazie della domanda e delle risposte dei relatori. Altri interventi? Prego, dottore Tumminelli. Ok, c'è spazio per un altro intervento? Dottore Pasciuta. Solamente per dire, mi sentite, no? C'è bisogno di me, il microfono. Solamente per dire che ho ascoltato tutte le relazioni attentamente e sono veramente preoccupato, perché... sì. Era uno degli obiettivi, fare ecco, preoccupare. Sono preoccupato perché penso che, come... diceva, sì, dobbiamo essere preoccupati, secondo me sì, e quindi è opportuno che tutto quello che già si conosce si cominci veramente a divulgare, a far presente nei vari territori agrumicoli siciliani e non solo di questa emergenza. Quindi sono contento che alcune relazioni sono andate in questa direzione, quella l'ultima del dottore Conti certamente va in questa direzione, però devo dire che non c'è più il tessuto a livello regionale dell'assistenza tecnica che faceva da amplificazione e di portare a conoscenza nei vari territori, che spesso è difficile. Io lo confermo, continuo a fare un po' il tecnico nonostante non sono in servizio presso la regione, però devo dire quanto è difficile monitorare territori di migliaia e migliaia di ettari, quindi sfugge spesso il controllo, e quindi magari si arriverà poi in ritardo. Noi abbiamo avuto nel territorio dell'Arancia di Ribera nel 2008 i primi casi di tristezza, fortunatamente, immaginavo peggio, fortunatamente sono stati limitati soltanto in alcune aree con l'estirpazione, ma poi successivamente, devo dire, casi sporadici, ma la situazione si è fermata, non è successo quello che è successo nell'area orientale. Questa è una situazione leggermente diversa, quindi è opportuno che tutti, devo dire tutti, perché spesso noi tecnici sul territorio abbiamo difficoltà a reperire le informazioni. Io ho visto che lo stesso incontro
di questo tipo l'hanno fatto a Valencia il mese scorso, ad aprile. Mi sono documentato sul sito dell'IVIA sull'andamento, però nelle nostre istituzioni di ricerca non ho trovato informazioni, quindi sì, ho capito che ci sono, quindi è opportuno che cominciamo tutte queste informazioni a inserirle e a renderle praticamente fruibili da parte di tutti gli operatori. Noi come consorzio, come distretto agrumi, faremo certamente la nostra parte, perché siamo presenti nei nostri territori e quindi insieme con le università, insieme con i servizi fitosanitari faremo il possibile che quando arriva di poterla controllare quantomeno. Speriamo non arrivi, però dico, siccome ormai il mondo è così globalizzato che è difficile andare a verificare e controllare tutto, quindi che il Signore ce la mandi buona. Grazie dottore Pasciuta, cogliamo questo pungolo a rendere più visibili, adesso vedremo come, anche sul sito del Dipartimento, sul sito delle altre istituzioni, il materiale che è già stato prodotto, preparato nell'ambito dei diversi progetti, in questo caso i due che oggi hanno tra virgolette sponsorizzato l'evento, e quindi sicuramente è un auspicio che cogliamo. Io nel ringraziare, prego. Ok, giustamente la professoressa Gentile segnala anche a chi ci ascolta, a chi è presente, in modo che possano a loro volta divulgarlo, il fatto che la registrazione audio-video di questo seminario resterà disponibile sul canale YouTube dell'Università e da lì potrà essere rilanciato tramite i canali che sappiamo. Ecco, da questo punto di vista la presenza degli studenti che sono i tecnici che domani saranno presenti presso le aziende, saranno operativi da questo punto di vista, è un ulteriore buon segnale, perché a loro volta possono divulgare. Io nel ringraziare tutti i relatori e tutti i partecipanti, sia in presenza che in remoto, a questo evento, cedo la parola al collega e amico Sebastiano Vecchio per le conclusioni, ringraziandolo sin d'ora. Grazie. Grazie. Si sente bene? Sì. Grazie a tutti, un attimo, ancora un altro pochino di pazienza. Prima di iniziare, sembrerebbe tardivo, ma porto i saluti del nostro direttore, il direttore generale Dario Cartabellotta, e del nostro capo servizio Michi Carta, Domenico Carta, ma non tanto per fare i saluti, Stefano, proprio per dimostrare questa vicinanza e questo attaccamento alla questione agrumicola tutta, e quindi della Sicilia orientale. Cioè, il fatto che oggi non sia qui è soltanto un fatto fisico, ma di fatto è perfettamente rappresentato da tutte le istituzioni e dai colleghi e da me personalmente. Quindi questo perché noi siamo per il fare. Volevo tranquillizzare il dottore Pasciuta, che poco fa ha fatto l'intervento. Io sono esattamente di parere opposto, cioè sono preoccupato ma nello stesso tempo sono ottimista, perché aver visto oggi un incontro, quasi ci fossimo, parlavamo di questo col professore Cucuzza poco fa, cioè non ci eravamo messi d'accordo, ma di fatto tutto quello che si è discusso porta e converge ad un unico strumento, che sarà il nostro piano di emergenza. Sembrerebbe quasi che oggi abbiamo, Stefano, la possibilità di farlo, è come se l'avessimo fatto, cioè abbiamo tutti gli elementi, riflettevo su questa cosa, perché se andiamo a fare un excursus veloce, avrei potuto scrivere diversi appunti, sono stato molto attento come se fossi uno studente, Stefano. Lo siamo stati tutti naturalmente. A cominciare dalla dottoressa Di Silvestro, quando ci ha detto che non accada quello che è accaduto con la tristezza. Certamente non potrà accadere quello che è accaduto, perché noi oggi siamo attenti, siamo maturi e siamo responsabili. C'è una comunità scientifica tutta, c'è un sistema fitosanitario, il dottore Conti, l'amico Delfo, che poco fa ha ragguagliato nei minimi dettagli quello che accade oggi in tempo reale, con la presenza di ispettori che facciamo importazioni e esportazioni. Alla fine rassicurerò anche l'amico Renato, il dottore Maugeri, su cosa facciamo noi realmente nelle importazioni e nelle esportazioni. Quindi c'è di fatto un'attenzione che non credo che non ci sia mai stata, quasi ci fosse un'allerta massima.
Le parole ricorrenti dalla dottoressa Argentati, che parlava di far conoscere, di divulgare, di rendere partecipi. Certamente abbiamo bisogno tutti di essere tutti insieme per affrontare queste questioni, aspetti che ahimè non si potrebbero affrontare nel modo corretto e quindi garantire quelle che sono le nostre produzioni qualora non fossimo all'unisono, come quasi parlassimo di impollinazione dell'avvocato. L'altro giorno abbiamo fatto quest'altro convegno. Dobbiamo essere attenti e responsabili tutti nell'attivare le varie procedure. Si parlava proprio di procedure. La professoressa Catra, quando ci ha fatto quell'appunto, noi non vogliamo essere la Florida, vogliamo essere la California, cioè riuscire a risolvere quelle che sono le problematiche. Quindi questa sensibilizzazione che già da oggi, voglio dire ufficialmente, parte, sarà portata avanti nei modi, nelle misure, nei tavoli, in tutti i comitati. E poco fa il dottore Conti ci raccontava in modo minuzioso di come sia nato il Comitato per le Emergenze Fitosanitarie. Renato, il Comitato per le Emergenze Fitosanitarie nasce apposta, si distrae un attimo ma è anche stanco, lo capisco, nasce per affrontare tutte quelle che sono le tematiche che riguardano le nuove emergenze, parassiti pericolosi, organismi nocivi da quarantena, tutto quello che mette a rischio la nostra produzione e tutti i nostri sistemi produttivi. Facevo altri appunti su quello che è poi chiaramente il riconoscere, professore. Se non riconosciamo i sintomi, quelli che sono gli insetti, non riusciremo a tirare fuori nulla. Allora è chiaro che il tecnico di campo, i colleghi, i giovani colleghi che affrontano l'attività professionistica da qui a breve, e tutti quelli, colleghi Salvo che poco fa è intervenuto, è chiaro che è un gruppo di lavoro che non ha confini, non è nell'ambito dell'istituzione, è anche istituzione ma è anche pieno campo. Chiaramente tutto va fatto in modo integrato e coerente con quello che saranno le azioni previste dal programma. Che noi siamo in ritardo, la professoressa Gentile, Alessandra, non lo siamo. Di fatto stamattina ci siamo resi conto veramente con sorpresa che abbiamo tutti gli elementi per fare un ottimo lavoro. Rimarrà la difficoltà di fare una divulgazione, una sensibilizzazione sempre più profonda e penetrante, che ci permetta di applicare tutte queste conoscenze, questo know-how. La dottoressa Licciardello poco fa, veramente c'è tanta massa critica, si direbbe, no? Ecco, da questo ci apprestiamo a farlo, l'abbiamo messo nel comitato Delfo, nel comitato per le emergenze fitosanitarie, quindi all'ordine del giorno, ci teneva a sottolinearlo il dottore Carta. Non ultimo abbiamo il dottore Tumminelli, che ci rappresenta anche a livello di Comitato Tecnico Nazionale per quanto riguarda gli agrumi. Stiamo affrontando i problemi laddove è importante farlo. Con la professoressa Gentile sappiamo che è successo qualche disguido quando ci sono stati gli ultimi incontri in Spagna, ce lo diciamo, ma nulla di che, di fatto è tutto stato seguito perfettamente. Il Servizio Fitosanitario Centrale sa che noi porremo un'attenzione maggiore rispetto ad altre regioni che non sono interessate, ma sicuramente l'obiettivo sarà quello di fare uno strumento che sia efficace e che possa essere applicabile. Questo è, penso, il volere e l'intento da parte di tutti noi. Concludo concludo dicendo che non sono conclusioni le nostre, Stefano, è soltanto delle considerazioni, delle valutazioni per un avvio e per dare continuità a tutta questa mole di lavoro. Alberto, grandissimi lavori che ci stanno dietro veramente. Oggi con grande entusiasmo io accolgo delle conoscenze che mi mancavano. Io penso che siamo veramente, come si dice, sul pezzo, Stefano. Non affronteremo con tutte le difficoltà del caso, ma le affronteremo. Questo è quello che ci possiamo ripromettere come appassionati e professionisti della nostra attività. Grazie a tutti per la vostra attenzione. Bene, grazie a tutti e arrivederci alla prossima occasione, allora.